molto, molto lieta di avere con noi la professoressa Nicoletta Ferrucci, professore ordinario di diritto forestale dell'ambiente dell'Università degli Studi di Firenze, che ci parlerà della trama giuridica della sostenibilità paesaggistica nel paradigma dell'agricoltura montana. Prego, professoressa. Grazie, Presidente. Buon pomeriggio a tutti quanti. Ringrazio gli organizzatori del convegno, in particolare il collega Nico Matteo Ferrari, per avermi riservato uno spazio per un intervento che io vorrei strutturare molto brevemente in tre passaggi fondamentali. Allora, anzitutto nel primo passaggio vi prospetterò in termini molto rapidi un diverso angolo visuale attraverso il quale leggere il tema della sostenibilità declinata in forma di sostenibilità paesaggistica come un qualche cosa di diverso dalla sostenibilità ambientale. Il secondo passaggio del mio intervento invece evidenzierà il conflitto tra sostenibilità paesaggistica e sostenibilità economica dell'agricoltura, che è innescato da quella concezione dominante del paesaggio come una sorta di invariante del territorio e quindi da tutelare attraverso il regime vincolistico e pianificatorio in una logica top-down. Nel terzo passaggio invece vi prospetterò dei nuovi modelli di gestione negoziata del paesaggio che seguono una logica diversa, più moderna, che è quella bottom-up, cioè sono ispirati a una concezione del paesaggio come una risorsa, come un fattore di sviluppo del territorio e potenzialmente possono riuscire a superare il conflitto tra tutela del paesaggio. Paesaggio agrario in particolare e protezione degli interessi economici degli agricoltori. Allora, prendo brevemente le mosse dal tema della sostenibilità, e qui indubbiamente è noto a tutti come sia il principio di sviluppo sostenibile il leading concept che connota diacronicamente l'essenza dell'agire giuridico in campo ambientale, dai primordi della sua affermazione sul versante del diritto internazionale, viatico per l'accesso della tutela dell'ambiente nei settori di intervento dell'allora Comunità Economica Europea, e ora è il protagonista indiscusso delle più recenti linee di indirizzo che ha formulato l'ONU nell'Agenda 2030, cascata l'Unione Europea ha accolto nel complesso disegno del Green Deal e poi programma Next Generation EU e poi a cascata il piano nazionale di ripresa e resilienza. Però ecco, la domanda che io mi sono posta riflettendo sulla sostenibilità è, come vi dicevo, se sia possibile declinare accanto ma distinta dalla sostenibilità ambientale, una forma di sostenibilità paesaggistica. Questa domanda ovviamente presuppone una risposta affermativa ad un'altra domanda propedeutica, cioè si può pensare al paesaggio come altro rispetto all'ambiente? E qui la risposta, del giurista non può ovviamente prescindere dal dato normativo. E in questo contesto il confronto del paesaggio con il diritto, un diritto che è stato chiamato al compito non facile di tradurre in norme l'essenza di un concetto assolutamente metagiuridico, quello del paesaggio, rivela un percorso affascinante, un percorso evolutivo che è ben noto ai giuristi, quindi sul quale io non vi spiegherò, ma mi limiterò semplicemente a poche indicazioni strumentali al proseguo del mio discorso. Il paesaggio è passato dalla originaria connotazione valoriale di imprinting prettamente estetico-culturale della legge del 39, 1497, a
dissolversi larvatamente nella allora neonata, dilagante, bulimica Nazione di Ambiente nella legge Galasso del 1985, una legge che, lo sappiamo, era ispirata all'esigenza di preservare delle categorie di aree morfologicamente connotate da spiccata rilevanza ecologico-naturalistica, tra queste la montagna, tra queste il bosco. E poi riacquista all'inizio del nuovo secolo, attraverso la Convenzione europea del paesaggio e poi il codice dei beni culturali del paesaggio, quella sua originaria matrice culturale, legata a tutta una tradizione storico, culturale e civile, che è stata poi enfaticamente evidenziata nell'articolo 9 della Costituzione. Bene, nel testo della Convenzione europea, peraltro, l'accezione culturale del paesaggio si sembra un po' colorarsi di nuove tinte che amalgamano lo stigma estetico che informava la norma costituzionale con altre componenti valoriali, chiamate attraverso il fondamentale vaglio della percezione a tratteggiare questo nuovo affresco del paesaggio come risultato dell'intreccio tra la natura e l'opera dell'uomo dotato di un carattere di bene culturale. E sulle orme delle guidelines dettate dalla Convenzione, il Codice dei beni culturali del paesaggio, nella versione originaria e poi nei reiterati interventi di ortopedia giuridica al suo dettato originario, riconduce in maniera espressa il paesaggio alla sfera della cultura. Questa valenza culturale del paesaggio che lega Costituzione italiana, Convenzione e Codice disegna, a mio parere, la linea di demarcazione tra paesaggio ambiente. Quindi tutte quelle interpretazioni che ancora si leggono un po' totalizzanti all'insegna di una incalzante ecologia del paesaggio sembrano, a mio parere, un po' infrangersi contro lo scoglio del dettato normativo. Ambiente e paesaggio sono protagonisti di due diversi complessi di norme, codice dell'ambiente, codice del paesaggio, i referenti normativi, i referenti amministrativi, scusate, sono a livello centrale. Per l'uno il MITE, per l'altro il Ministero della Cultura, le procedure autorizzatorie ambientali e quelle paesaggistiche si ispirano a criteri valutativi nettamente differenziati. Il Consiglio di Stato, anche recentemente, ce lo ha ricordato. E poi il paesaggio, visto dal punto di vista dell'agrarista, a differenza dell'ambiente, è un tema sostanzialmente estraneo all'orbita attorno alla quale si muove il diritto dell'Unione Europea. Bene, nel panorama legislativo, poi, in alcuni casi, gli interessi legati alla tutela del paesaggio sembrano un po' collocarsi su posizioni antitetiche e qui direi quasi conflittuali con quelle inerenti alla protezione dell'ambiente. E il legislatore è chiamato a tentare di affinare gli strumenti idonei all'armonizzazione di questi due interessi in conflitto. Il caso, per esempio, della individuazione dei criteri uniformi per bilanciare la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, quindi un chiaro interesse di matrice ambientale, con il relativo corretto inserimento del paesaggio. Questo è un tema assolutamente attuale anche alla luce delle misure del PNRR nazionale. Bene, ma è possibile proiettare questa sorta di dicotomia tra ambiente e paesaggio nella dimensione della sostenibilità? Io direi proprio di sì. Perché la Convenzione Europea del Paesaggio, nel pacchetto di principi ai quali vincola gli stati aderenti, ci parla di sostenibilità paesaggistica, chiede agli stati di integrare il paesaggio nelle politiche pianificatorie, urbanistiche, ma anche di quelle culturali, ambientali, agricole, sociali, eccetera. Sulla stessa linea,
il codice dei beni culturali del paesaggio, laddove disegna i contorni del piano paesaggistico, ci parla e affida al piano l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate, ma sviluppo sostenibile in chiave paesaggistica, non ambientale. Ecco, sul versante del diritto italiano e del diritto agrario italiano, direi che è proprio la più recente normativa forestale a offrire un esempio emblematico della presenza all'interno dello stesso contesto normativo di disposizioni che sono mirate a garantire la sostenibilità paesaggistica di un'attività prettamente economica, quale la selvicoltura, accanto in posizione non antitetica, ma affiancata ad altre disposizioni che sono invece finalizzate alla sostenibilità ambientale dell'uso del bosco. Quindi, se noi andiamo a vedere tutto quel variegato complesso di norme contenute nel testo unico in materia di foreste e filiere forestali, vediamo che queste norme gravitano attorno a un concetto base, un concetto centrale, che è quello della gestione forestale sostenibile. Una gestione forestale sostenibile intesa come insieme delle azioni che sono volte a valorizzare la molteplicità delle funzioni del bosco. Quindi noi registriamo tutta una serie di norme che declinano la sostenibilità in chiave ambientale, quindi valorizzando il bosco come un ecosistema, e qui, accanto alle quali, ne abbiamo altre invece che attraverso l'applicazione del regime del vincolo paesaggistico e attraverso il coordinamento con le previsioni dei piani paesaggistici limitano l'attività forestale e la incardinano lungo i binari della valorizzazione del bosco come elemento identitario di un paesaggio. Beh, qui sorge nell'agrarista una ulteriore riflessione. Proprio questo complesso di norme che vincolano l'attività forestale in funzione della tutela del paesaggio forestale, indubbiamente suscitano una riflessione ulteriore. Una riflessione che si presta ad essere traghettata in un ambito che va oltre quello strettamente forestale, ma che riguarda il più generale rapporto dell'agricoltura con il paesaggio. Qui l'innesto sull'agricoltura di normative vincolistiche e pianificatorie conformate a modelli top-down di protezione del paesaggio finisce per imporre all'agricoltore di offrire a beneficio della collettività un bene, indubbiamente un bene comune, il paesaggio agrario, ma senza al contempo ricavare dalla produzione, dalla conservazione di quel bene alcun beneficio diretto o indiretto. E qui il rischio è quello dell'abbandono dell'agricoltura, perché a quel punto l'agricoltura non è più economicamente sostenibile. E indubbiamente si impone un cambio di prospettiva per conciliare paesaggio agrario e agricoltura. E in questa direzione si muovono nuovi modelli di gestione negoziata che sono, come vi dicevo, ispirati a un'idea di paesaggio come una risorsa o un fattore di sviluppo del territorio, assolutamente in linea con quella visione, dinamica, partecipata del paesaggio che è stata coniata dalla Convenzione europea del paesaggio e purtroppo troppo spesso disattesa dal codice dei beni culturali del paesaggio. Il percorso, scusate, il pensiero va a moduli di matrice consensuale, volontaria, reperibili nella normativa agraristica. Faccio riferimento
ai contratti di collaborazione, alle convenzioni tra pubblica amministrazione e imprenditori agricoli che sono stati introdotti dal decreto legislativo 228 del 2001, attraverso i quali si riconosce un ruolo attivo dell'agricoltore anche nella salvaguardia del paesaggio agrario, del paesaggio forestale. Ma si registrano anche in piani paesaggistici illuminati, e qui ricordo quello della Puglia che ha aperto la strada in questa direzione, quello del Piemonte, quello del Friuli Venezia Giulia, i progetti di paesaggio, i progetti strategici di paesaggio che coinvolgono direttamente gli agricoltori in una sorta di patto per la salvaguardia dei paesaggi agrari, come ad esempio il patto città-campagna del piano paesaggistico pugliese. Altri strumenti di tutela del paesaggio che sono nati come embrionali forme di buone pratiche, di iniziative volontarie, occasionali, di collaborazione pubblico-privato e poi piano piano si sono evoluti in schemi più consolidati e più diffusi, sono proprio quei contratti di paesaggio che sviluppano, applicando al paesaggio agrario, il modello di contratti di fiume. E qui è la Regione Umbria che ha inaugurato a partire dal 2000 in modo pionieristico la stagione di questi contratti di paesaggio. Ma ancora le associazioni fondiarie, queste associazioni fondiarie, un modello che è molto consolidato e riconosciuto anche a livello normativo nell'esperienza francese. In Italia si è fatto strada nel contesto montano e alto collinare di alcune regioni, in particolare la Valle d'Aosta, e lì ha trovato spesso riconoscimento giuridico in alcune normative regionali. E qui, nelle associazioni fondiarie, l'obiettivo della tutela paesaggistica è ricercato in via mediata, come uno dei benefits indotti dal recupero produttivo di aree agricole abbandonate, incolte, attraverso l'accorpamento fondiario. Ed è indubbio che il recupero di terreni agricoli abbandonati e soprattutto appunto nelle aree montane, nelle aree collinari, colonizzati dal bosco incolto, questo recupero può tradursi in una leva strategica anche per la rivitalizzazione dei paesaggi che tradizionalmente erano stati disegnati dall'agricoltura in queste aree. E in questa direzione sembra muoversi anche il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, laddove favorisce gli interventi di eliminazione delle specie arboree originate da processi naturali, proprio al fine di ripristino delle attività agricole e pastorali su queste superfici, riconosciute però meritevoli di tutela e di ripristino dal piano paesaggistico regionale, quindi comunque c'è un aggancio al piano paesaggistico. E il testo unico, in altre disposizioni, promuove il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate, dei terreni abbandonati, dei terreni silenti, attraverso delle forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali. Sono strumenti interessanti, anche visti con gli occhiali del giurista che cerca degli strumenti di tutela paesaggistica. Ma lungo questo percorso della ricerca di strumenti alternativi al vincolo e al piano, sempre nell'ottica di conciliare la tutela del paesaggio con la protezione dell'agricoltura, indubbiamente può rivestire una posizione importante la remunerazione dell'impegno dell'agricoltore a conservare e valorizzare il contesto paesaggistico nel quale svolge la sua attività attraverso delle forme
di valorizzazione dei propri prodotti. No, non mancano delle esperienze interessanti, distretti, itinerari del cibo, le comunità del cibo, ma questi profili sono affidati alla relazione di Matteo Ferrari che ascolterò con grande interesse. Vorrei solo segnalarvi questa iniziativa dell'Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese che ha attivato una ricerca proprio nella direzione della valorizzazione del paesaggio attraverso i suoi prodotti. Ed è indubbio che gli osservatori locali del paesaggio, in tutta la sua, nella loro galassia, dall'Osservatorio nazionale, regionale, delle province autonome, e poi soprattutto gli osservatori locali del paesaggio, che sono più vicini al territorio, possono dare un contributo prezioso alla ricerca, all'implementazione di progetti per il recupero e la valorizzazione della qualità paesaggistica. Proprio perché svolgono da soli o organizzati in rete un'attività preziosa di osservazione, di monitoraggio, di comunicazione, di elaborazione di studi per l'individuazione, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi. Mi fermo qui sperando di non aver abusato del mio tempo e vi ringrazio per la vostra gentile attenzione. Grazie, grazie professoressa Ferrucci, soprattutto per lo spunto molto interessante da cui è partita, cioè il paesaggio come altro dall'ambiente e questa sorta di conflitto che deve trovare una sorta di composizione fra l'agricoltura e il paesaggio agrario, che è anche un'osservazione che dà luogo a tutta una serie di riflessioni che io non mi occupo della materia perché mi occupo di diritto tributario, che però penso un istituto che potrebbe essere utilizzato potrebbe essere quello del baratto amministrativo, che è poco utilizzato, però dal punto di vista del privato che voglia comunque effettuare dei recuperi del paesaggio agricolo e avere magari una serie di agevolazioni fiscali in questo senso potrebbe ad esempio utilizzare. Quindi molto interessante questo spunto. Grazie ancora e sono lieta di presentarvi adesso Peter Laner e Andrea Ornizzolo dell'Istituto EURAC di Bolzano, con cui l'Università di Trento e la Facoltà di Giurisprudenza soprattutto spesso collaborano, e che ci parleranno di una buona pratica, quindi vedremo forse l'aspetto applicativo delle norme. Noi giuristi siamo sempre stretti alle norme, invece finalmente oggi riusciamo a vedere gli aspetti applicativi, perché ci parleranno della tutela degli spazi aperti per valorizzare il paesaggio delle Alpi, riflessioni su criticità e buone pratiche emerse nel progetto interregionale Open Space Alps. Per cui cedo la parola, credo, prima al dottor Peter Laner. Un attimo la presentazione. Interpreti, Peter parlerà in tedesco e verso la fine io switcho in italiano. Danke. Ja, ich werde auf Deutsch reden. Ich hoffe, die Übersetzung funktioniert. Andrea und ich, wir sind vom Institut für Regionalentwicklung in Bozen, an der EURAC in Bozen, und wir
beschäftigen uns seit einiger Zeit mit der Entwicklung von alpinen Freiräumen. Also wir bearbeiten ein Alpenraumprojekt, das heißt eben, also der Titel des Alpenraumprojektes ist Open Space Alps. Und es geht eben darin um die Verbesserung, oder was kann man in der Raumordnung eigentlich verbessern, um die Freiräume im alpinen Raum zu schützen. Dabei fokussieren wir uns vor allem auf die Regionalplanung. Okay. Zunächst, was sind Freiräume? Wir haben natürlich auch eine Definition festlegen müssen innerhalb von diesem Projekt, um das abzugrenzen. Also Freiräume sind nach der Auffassung des Projektkonsortiums, sagen wir, Räume außerhalb von städtischen Siedlungsgebieten. Also wir beschäftigen uns nicht mit städtischen Parks oder so, sondern wir beschäftigen uns mit Räume außerhalb städtischen Siedlungsgebieten, die frei von jeglicher baulicher Entwicklung sind und die weitgehend frei von der Bodenverbauung sind oder vom Bodenverbrauch sind. Sie sind frei von Verkehr und deswegen auch lärmfrei. Und natürlich gehören landwirtschaftliche Flächen auch zu diesen Freiräumen dazu. Okay. Das Projekt startet von der Annahme, dass der Alpenraum von einem kontinuierlichen Infrastrukturausbau betroffen ist. Und demgegenüber stehen natürlich die Protokolle der Alpenkonvention, vor allem Raumplanung, Tourismus und Naturschutz. Diese Protokolle in der Alpenkonvention, also das Protokoll für Raumplanung, definiert oder schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten, die sich ja dazu bekennen, diese Protokolle dann auch umzusetzen, schlägt ihm vor, dass im Alpenraum Ruhezonen auch eingerichtet werden sollen, also auf höherer Ebene, regionaler Ebene, dass hier Ruhezonen eingerichtet werden sollen, die frei von Bebauung sind. Im Projekt haben wir zunächst analysiert, was sind die größten Herausforderungen für diese Freiräume im Alpenraum. Und wir sehen hier auf der linken Seite einfach das ist eigentlich nur eine kurze Literaturrecherche gewesen, eine Karte, wo der Bodenverbrauch zwischen 2009 und 2012 in den Alpen aufgezeichnet ist. Und wir sehen nahezu, dass der gesamte Alpenraum vom Bodenverbrauch betroffen ist. Auf der rechten Seite eine Karte für die Tourismusintensität. Hier sehen wir die Übernachtungen pro Einwohner. Und wir sehen, dass vor allem der zentrale Alpenraum von der touristischen Entwicklung betroffen ist und dass natürlich auch, also vor allem sehen wir, dass genau die Euregio, Trentino, Südtirol, Nordtirol die höchste Tourismusintensität hat. Und dementsprechend sind natürlich auch die Angebote für Touristen ausgebaut und Freiräume kommen durch diese Entwicklungen natürlich unter Druck. Wir haben in diesem Projekt mehrere Interviews in den verschiedensten Alpenregionen durchgeführt und unter anderem auch 12 verschiedene Workshops, Fokusgruppen-Workshops mit Raumplanungsexperten, mit Gemeindepolitikern, mit NGOs. Zusammengefasst, was wir gesehen haben in diesen Fokusgruppen-Workshops, ist hier, dass einige Funktionen dieser Freiräume stärker geschützt sind, also rechtlich in den Raumordnungsplänen und Raumordnungsprogrammen stärker geschützt sind als andere. Ja, also zum Beispiel Naturschutzgebiete, die sind natürlich auch über das Naturschutzrecht geschützt, also Gebiete für seltene Tierarten und Pflanzen, und deren Lebensraum sind sehr stark geschützt. Wenn es dann aber zur Landschaft im Allgemeinen kommt oder zu ökologischen Korridoren, die diese Naturparke verbinden sollen, diese werden manchmal in der Raumordnung vergessen. Der Wald ist sehr stark geschützt. Es gibt ja ein eigenes Forstgesetz. In Italien ist das Forstgesetz ja auch ein Bodenschutzgesetz.
Aber wenn es zur Landwirtschaft kommt, also wenn wir über Landwirtschaft sprechen, dann sehen wir eigentlich, dass viele Entwicklungen auf landwirtschaftlichen Flächen stattfinden und dass die Landwirtschaft manchmal sehr viel schwächer geschützt ist als die Forstwirtschaft. Und so kann man eben weitergehen. Auch für Erholungsflächen ist der Schutz noch nicht so stark wie zum Beispiel für Retentionsflächen. Also bei Naturereignissen dann überschwemmt werden, zum Beispiel diese HQ30 und HQ100-Zonen, die von Naturgefahren, ja, also die ja die praktisch Überschwemmungsgebiete dann darstellen, diese werden in der Raumplanung übernommen und dort wird quasi ein Schutz darüber gelegt, sodass nicht in Hochwasserzonen gebaut wird. Also wir haben in diesem Projekt drei verschiedene Pilotregionen, grenzüberschreitende Pilotregionen. Und ich möchte vor allem das Beispiel Berchtesgaden-Dennengau hier herausnehmen, weil wir sprechen heute über landwirtschaftliche Flächen und hier ist diese Thematik ganz stark herausgekommen. Berchtesgaden, hier sehen wir eine Übersicht von Berchtesgaden. Wir sehen hier den Bodenverbrauch aufgelistet nach verschiedenen Landnutzungsarten in 4 Jahresschritten von 1980 bis 2012. Und wir sehen hier diese hellgrünen Balken, das sind die landwirtschaftlichen Flächen. Also wir sehen vor allem landwirtschaftliche Flächen sind vom Infrastrukturausbau und Siedlungsentwicklung betroffen. Das kann man auch sehr gut sehen über Satelliten, nicht Satellitenfotos, sondern Luftbildern. Hier sehen wir einen Auszug aus dem Ort Oberalm im Tennengau. Das ist ein Vergleich zwischen 1950er Jahren und 2017 auf der linken Seite. Wir sehen, die Dörfer sind noch sehr klein. Es besteht eine ökologische Konnektivität. Es gibt sehr viele landwirtschaftliche Flächen. 2017 sehen wir den Einfluss von der Stadt Salzburg. Wir sehen, dass sich die Stadt extrem expandiert hat. Auf landwirtschaftlichen Flächen hat sehr viel Entwicklung stattgefunden. Und diese Funktionen, also für die ökologische Konnektivität, ist zum Beispiel hier in diesem Bereich verloren gegangen. Und auch die landwirtschaftlichen Flächen sind sehr stark bebaut worden und somit gibt es eben einen quantitativen Verlust an landwirtschaftlichen Flächen. Wir haben uns dann angeschaut, was gibt es für Planungslücken in den Raumordnungsplänen. Und wir haben gesehen, zum Beispiel in Berchtesgaden gibt es keine interkommunale Abstimmung zwischen den Gemeinden über die Siedlungsentwicklung. Und wir haben in den Workshops darüber gesprochen, dass man zum Beispiel einen Index für landwirtschaftliche Flächen festlegen kann, der dann für alle Gemeinden sozusagen gelten sollte und dann diesen eben auch in die Raumplanungsinstrumente übernehmen sollte. Im Tennengau ist das ähnlich gewesen. In Tennengau, Sie haben bereits eine Bodenklimazahl, heißt sie, also einen Ertragswert der Landwirtschaft, der in der Raumordnung berücksichtigt wird. Es hat aber noch keinen regulativen Charakter. Also es wird schon bei Entscheidungen fließt diese Zahl mit ein, aber sie hat noch keinen gesetzlichen Charakter. Nun möchte ich kurz zeigen, welche Beispiele es aus anderen Ländern gibt, die bereits den Schutz von landwirtschaftlichen Flächen vorangetrieben haben und diese in die Raumordnungsinstrumente übernommen haben. Wir sehen hier Tirol. In Tirol gibt es eben die landwirtschaftlichen Vorsorgeflächen. Hier wurde einfach anhand von ganz konkreten Kriterien kartografisch festgelegt, welche landwirtschaftlichen Flächen in Zukunft nicht mehr bebaut werden sollen, beziehungsweise für welche Flächen es in den Flächenwidmungsplänen keine Änderung mehr geben sollte. Und hier sehen wir, es sind ganz einfache Kriterien. Wir haben einen Bodenproduktionswert über 25, eine Mindestzahl von 4 Hektar und sie sind relativ flach, also wenig, also keine steilen Gebiete. Gut,
Ja, in Südtirol, wir sprechen hier auch über die Euregio, in Südtirol gibt es die sogenannten Bannzonen, also Zonen di rispetto. Im Italienischen ist das eleganter. Hier zum Beispiel ein Ausschnitt von Auer. Ja, also jede Gemeinde legt über den Landschaftsplan fest, welche landwirtschaftlichen Flächen erhaltenswert sind. Und diese landwirtschaftlichen Flächen können nicht ganz einfach im Flächenwidmungsplan geändert werden, sondern es braucht eine landschaftliche Genehmigung von der Provinz. Diese Bannzonen sind im Finchgau auch grenzüberschreitend harmonisiert, obwohl jede einzelne Gemeinde einen solchen Landschaftsplan ausarbeitet. Aber hier zum Beispiel sehen wir in der Gemeinde Auer im Unterland ist nur zum Beispiel ein kleiner Teil geschützt. Hier vom Dorf Richtung Norden ist eigentlich keine Bannzone eingerichtet, um diese Flächen zu schützen. Wir sehen hier vor Arlberg, also um zu sagen, es gibt noch Potenzial nach oben. Wir sehen hier im Vorarlberg die Grünzone. Diese ist auch eingerichtet worden, bereits in den 70er Jahren, um landwirtschaftliche Flächen zu schützen. Die hat sich bis heute gehalten. Also es ist eingerichtet worden, um landwirtschaftliche Flächen zu schützen, um Hochwasserretentionsbereiche freizuhalten und auch um ökologische Flächen zu schützen. Diese hat sich bis heute gehalten. Hier kurz, wie sowas funktioniert. 90er und 50er Jahre in der Nähe von Feldkirch. Das war ist noch eine kleine Siedlung in der Nähe von Feldkirch. Oder, ja. Das waren die 1950er Jahre. In den 1970er Jahren hat sich diese kleine Fläche, diese kleine Siedlung sehr stark ausgebreitet. In den 80er Jahren hat man die Grünzone eingerichtet und wir sehen hier, diese hat sich gehalten. Also wirklich vorbildhaft. Dennengau hat selbst eigentlich sehr viele oder halt die meisten Probleme im Talboden. In den höheren Lagen sind sie der Alpenkonvention gefolgt. Also sie haben wirklich Ruhezonen eingerichtet. Diese schützen vor allem die Almen in höheren Lagen eben. Aber diese Ruhezonen sind eben auf höhere Lagen ausgerichtet, schützen vor allem Forstwirtschaft, Almen und ja. Noch ein letztes Beispiel, die Schweiz. Auch die Schweiz hat, schützt landwirtschaftliche Flächen. Sie hat einen Sachplan Fruchtfolgeflächen. Hier wurde festgelegt auf nationaler Ebene, dass 40% der gesamten landwirtschaftlichen Flächen geschützt werden sollen. Und jeder Kanton muss einen Teil dazu beitragen. Und es wurden Kontingente für jeden Kanton eingerichtet. Und die müssen sie dann in die regionalen Raumordnungsprogramme übernehmen. Okay, jetzt wird Andrea auf Italienisch über andere Pilotregionen sprechen. Danke. Velocemente vi presento anche alcuni risultati dell'area pilota a cavallo tra le tre Alpi Giulie, in Friuli Venezia Giulia e il parco al di là del confine, quindi in area slovena. Qui il problema, la definizione anche di spazio aperto, è stata completamente stravolta da chi ha partecipato ai workshop. Per chi ha partecipato ai workshop in queste due aree, spazio aperto ha avuto un significato diverso, quindi a noi ha concesso poter lavorare anche sulla definizione in maniera anche più aperta. Il problema per queste aree è il fatto che le aree sono abbandonate, come altri colleghi oggi ci hanno fatto anche notare e vedere. Quindi per loro è tutto spazio aperto, a prescindere indistintamente. Il problema è stato con loro trovare il modo per integrare le loro prospettive e le loro esigenze all'interno di quelle che sono le necessità anche del nostro progetto e quindi di definizione. Hanno un problema principalmente legato alla dispersione delle attività turistiche, la frammentazione degli spazi aperti a causa anche dell'impatto del turismo. Nelle aree invece delle, diciamo, più legate alle Prealpi Giulie è un problema quasi opposto, perché non c'è pressione turistica nelle zone di montagna, quindi era anche questa una caratteristica particolare. Più che altro loro all'opposto, la loro necessità sarebbe quella per gli spazi aperti di renderli un minimo infrastrutturati, banalmente. Cioè il nostro concetto di avere zero infrastrutture, idealmente all'inizio,
viene stravolto da aree delle Alpi in cui in realtà è necessario avere un minimo di infrastruttura per poter permettere una produzione, anche quelle agricole. Tra le situazioni più interessanti, però, vi voglio portare, la prima è che per gli sloveni è molto interessante l'approccio del piano paesaggistico della regione Friuli Venezia Giulia, come anche i colleghi hanno fatto emergere in precedenza, e loro sarebbero pronti a copiarlo, portare la loro regolamentazione, la nostra regolamentazione, al di là del confine. Il loro problema è come, perché in realtà una parte politica non riesce da sola a coinvolgere tutto il resto della popolazione in uno stravolgimento anche di loro piani. Ci stiamo lavorando. L'idea potrebbe essere intanto far parlare i parchi transfrontalieri e poi piano piano far lavorare le regioni in squadra. L'altro aspetto che nell'arco alpino e nelle Alpi, diciamo, sia anche quelle francesi che quelle slovene che quelle italiane del Friuli, e non compete, diciamo, all'Austria e alla Germania e al Sud Tirolo, è quella della frammentazione fondiaria, perché in queste tre aree è gestito in qualche modo. La presenza storica del Maso Chiuso da noi, in realtà del catasto di origine austro-ungarica, ha permesso una scarsa frammentazione. Nelle aree di montagna della Carnia, del Friuli, transfrontaliere con la Slovenia, anche la Slovenia post-guerra, la frammentazione e la polverizzazione della proprietà privata, agricola in particolare e forestale, è altissima. Si parla di migliaia di particelle a fronte di un chilometro quadrato. È una frammentazione veramente complicata che impedisce le attività economiche. L'agricoltura, quindi il paesaggio da cartolina, purtroppo, ma così non è neanche garantito, perché è stravolto, viene stravolto di anno in anno dal fatto che non c'è quel tipo di attività che noi ci aspettiamo. Quindi, frammentazione del paesaggio, mettiamola così, non c'è più, perché non c'è più attività per cui c'era quel tipo di paesaggio negli ultimi decenni, perché la frammentazione in più l'abbandono del territorio hanno prodotto a un rimboschimento, eccetera, eccetera, sicuramente la non presenza dell'agricoltura che permetteva un certo tipo di paesaggio da noi riconosciuto. Questo per dirvi che l'interesse, per esempio, della Val d'Aosta, l'interesse di una parte delle aree francesi confine, l'area del Mont Blanc, che era la nostra area, diciamo, di approfondimento, e l'area slovena, al di là del parco delle Tre Alpi Giulie, erano molto interessate dal modello di Maso Chiuso Alto Atesino. Vorrebbero venire in Alto Adige a studiarlo, tutte modifiche e eccezioni, e comprendo il fatto che il Maso deriva da una serie di norme provinciali e anche da un tipo di catasto diverso, però a prendere queste informazioni da noi potrebbe essere per loro molto interessante, perché ha permesso negli anni non solo il mantenimento delle attività economiche in montagna, ma anche il paesaggio conseguente. Questo era per farvi semplicemente, ecco, un preambolo così anche delle attività che stiamo portando a compimento. Il progetto finisce il prossimo anno, ci sarà un handbook per gli special planner, per il territorio, per le pubbliche amministrazioni, ci saranno anche dati, mappe, che grazie ai colleghi stiamo realizzando su tutto l'arco alpino, anche abbastanza dettagliate. Però volevo, ecco, per concludere, ringraziandovi anche dell'attenzione, aggiungere una nota alla nostra presentazione e alle presentazioni molto interessanti della mattina. Parlare di paesaggio, spesso si parla, almeno anche come ce lo siamo raccontati, guardiamo sempre a cosa non ha funzionato dopo, perché il paesaggio è cambiato, perché discutiamo di paesaggio oggi, per esempio, dovrebbe essere assodato che, no, le norme, o soprattutto anche la percezione del paesaggio è una cosa soggettiva, ma certo ci basiamo su delle definizioni comuni. Eppure, quando poi nel concreto ciascuno guarda il suo, ci scontriamo con le criticità. Parlare del lago di Braies, grazie alla collega che l'ha citato, è molto interessante, perché ci dice che è stato fatto un certo tipo di marketing legato a un certo tipo di paesaggio che ha prodotto un danno. Ora la collettività sta cercando di recuperare il danno. Dobbiamo pensarci prima. E quel tipo di marketing fatto per il paesaggio, per la comunità locale, ha prodotto dei danni che adesso sono difficilmente recuperabili in un lungo periodo e con un grosso sborso economico. Certo ha attratto persone, abbiamo avuto un danno. La stessa cosa vale per esempio per i cammini. Ho fatto quasi 15.000 chilometri per i cammini d'Europa e posso dire un pochino la mia, camminare è
il verbo su cui si basa il cammino, quindi sicuramente è interessante diversificare i cammini, avere più percorsi, ipovie, ciclovie, eccetera, eccetera, anche legati allo stesso percorso in qualche modo, ma pensare oggi che un cammino a piedi venga trasformato o nella stessa sedime, per esempio, debba anche esserci la compresenza di una bicicletta elettrica, molte biciclette elettriche, le biciclette che fanno downhill in montagna lungo i sentieri, sicuramente porta delle criticità. Quindi occhio a non fare troppa promiscuità, pensiamo prima alle criticità, che possono anche apportare al paesaggio certe scelte. Il cambio di nome, il cambio di definizione porta evidentemente a dei problemi anche poi nella gestione del management. Quindi a monte andrebbe fatta una riflessione su, usiamo poche parole, incoscienti di quello che facciamo e pensiamo anche ai danni che possiamo produrre con queste parole. Grazie. Grazie molto a Peter Lanner e Andrea Ormizzolo perché ci hanno dato e reso conto di una ricerca che, come capisco, finirà l'anno prossimo e allora potremo pensare a un convegno, come dice Fabio Fazio, tornate a farci vedere i vostri risultati finali. Mi ha molto colpito della relazione del dottor Lehner, questo differenza, i boschi sono più tutelati e l'agricoltura meno, sembrerebbe insomma, quando anche se da un certo punto di vista forse il bosco è meraviglioso, però conoscenti di della Val, aiutami dov'è più solo Arendena, mi dicevano che da piccoli erano stati abituati a andare su i pascoli e se cresceva un pino di sradicarlo perché non andava bene. Quindi insomma c'è come un cambiamento di prospettiva. È molto bello anche l'indicazione, riferendosi anche alla relazione del dottor Claroni. Io non ci avevo pensato al fatto che quando si parla di cammino dolce e sostenibile, però poi si può arrivare a un cammino diverso e che non è forse più sostenibile né dolce, perché le biciclette elettriche, molte biciclette elettriche, benissimo. Perfetto, allora come ultimo relatore di questa terza sessione do quindi la parola all'amico e collega Matteo Ferrari dell'Università di Trento che ci illustrerà uno dei problemi, secondo me uno snodo centrale, cioè la tutela del paesaggio e i disciplinari di produzione per capire come si accordano nel nostro settore. Grazie Matteo. Grazie a tutti intanto, anche non solo per avermi dato la parola ora, quindi ringrazio la collega Alessandra Magliaro, ma anche a tutti i partecipanti, a quelli che seguiranno poi nella tavola rotonda per aver accettato l'invito, quindi colgo l'occasione per mettere il cappello da co-organizzatore e effettuare un ringraziamento pubblico. Detto questo, io il titolo del mio intervento riguarda appunto il rapporto tra tutela del paesaggio e disciplinare di produzione ed è però un intervento che voglio meglio precisare nei suoi confini sotto un duplice profilo. In primo luogo perché non tratterò in generale di rapporto tra tutela del paesaggio e disciplinare di produzione ma utilizzerò il settore vitivinicolo come luogo privilegiato attraverso cui cercare di indagare questa relazione. E dall'altro lato perché in realtà il disciplinare di produzione, mi soffermerò soprattutto su quelli, anche per ragioni di tempo, ma sono un po', almeno a mio modo di vedere, un'espressione, una delle espressioni di modalità di autoregolazione che hanno specifici scopi e che hanno, specifiche finalità e all'interno delle quali possono essere inseriti anche profili di tutela paesaggistica. Allora, per me il là di questa riflessione mi è stato dato dal testo unico della vita del vino che è relativamente recente e che all'articolo 1 inizia con un'espressione o con una una dichiarazione abbastanza importante, forse enfatica, sicuramente rispetto alla quale ci si deve porre il problema se riempirla di un qualche contenuto.
perché dice che il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche, delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale. Ora, non si parla strettamente di paesaggio, però si, diciamo così, dà una sorta di cornice ideale e concettuale anche che richiama temi paesaggistici, evidentemente. E allora mi sono chiesto questo rispetto al tema della tutela paesaggistica, questo principio che sembra appunto aprire il testo unico della vita del vino, ha poi delle ricadute pratiche, può essere concretamente, diciamo, applicato e in particolare, ed è questo il tema centrale, troviamo dei riferimenti sia a livello normativo che poi a livello, diciamo così, pratico, concreto, all'interno dei disciplinari di produzione, di questa attenzione per il paesaggio che sembra appunto essere un principio guida posto dall'articolo 1. Allora, evidentemente il paesaggio vitivinicolo, diciamo, la tutela del paesaggio vitivinicolo può essere vista da due prospettive. Questa mattina ci siamo molto concentrati sulla tutela del paesaggio vitivinicolo attraverso forme di regolazione pubblico-pubblicistica. Però credo sia importante anche quantomeno mettere in luce che c'è uno spazio anche per forme di autoregolazione del paesaggio, che non necessariamente promanano dall'autorità pubblica, dallo Stato, dalle sue articolazioni territoriali, ma che nascono dal basso, passatemi il termine in inglese, bottom up, se vogliamo, e che poi possono assumere declinazioni diverse, creare sinergie con la regolazione pubblica, ma che comunque hanno una certa origine, hanno certe finalità, che le contraddistinguono rispetto alla regolazione pubblicistica, stricto senso intesa. E evidentemente, e qui si pone, diciamo, lascio stare tutto il discorso su paesaggio, identità, percezione e quant'altro, perché credo che ne abbiamo già affrontato e non voglio perdere tempo su questo. Mi interessa un attimo soffermarmi su cosa intendo invece per autoregolazione, perché non vorrei dare adito a, diciamo così, ambiguità, perché è un termine evidentemente che può essere riempito di diversi significati, ma nella mia visione è una forma di regolazione che nasce dal basso, che non necessariamente rimane confinata nell'ambito privatistico, perché poi può creare, dicevo, sinergie o avere riconoscimenti, patenti di legittimità, se vogliamo, anche dell'autorità pubblica, che ha normalmente, almeno in origine, un raggio di azione circoscritto, perché riguarda una certa comunità, un certo gruppo di soggetti, che può essere delimitato geograficamente o che può essere delimitato dal tipo di attività in comune che svolgono, e che poi pone dei problemi a sua volta nei rapporti con la regolazione pubblica e con alcuni principi fondamentali, per cui anche qui, quando parliamo di autoregolazione, dobbiamo sempre porci criticamente il problema se questa sia un'autoregolazione libera, democratica, in cui c'è stata partecipazione, una delle parole chiave utilizzate oggi, coinvolgimento di tutti gli stakeholders, o se sia una visione di parte che porta avanti certi interessi. Ora, all'interno di questo discorso appunto sul ruolo dell'autoregolazione nella tutela del paesaggio, in particolare del paesaggio vitivinicolo, credo di ho individuato, poi ce ne sono altre oppure possono essere contestate, ma tre forme di regolazione che hanno anche caratteri diversi. Quella della regolazione che nasce dal basso, perché nasce su spinta dei consorzi di tutela, che sono gruppi volontari, sono consorzi volontari di tutela, quindi sono gruppi di produttori che poi sollecitano la, diciamo, la predisposizione di certe regole che poi hanno un imprinting pubblico, ma che appunto nascono dal basso. Regolamenti endoconsortili, quindi regolamenti che non prendono la forma del disciplinare di produzione, ma che nascono comunque all'interno di consorsi, quindi di gruppi ancora una volta di produttori. E infine certificazioni di parte terza, su cui andrò molto veloce perché in realtà c'è chi ne parlerà di, con molta maggiore competenza del sottoscritto nella sessione finale, ed è il dottor Stefanucci. Disciplinare di produzione. Allora, se noi leggiamo la normativa in materia di disciplinare di produzione, vedrete, che non c'è nessun riferimento alla tutela paesaggistica. Voi sapete che il disciplinare di produzione è fondamentalmente un codice che declina una serie di caratteristiche e requisiti che devono essere soddisfatti per poter poi fregiare, nel nostro caso, un vino di una certa denominazione di origine o indicazione geografica. Ora, si parte dalla delimitazione del territorio, si guarda le tecniche di coltura della vite, dell'allevamento della vite e altre caratteristiche, ma non trovate riferimenti alla tutela paesaggistica. E quindi la prima domanda che ci si pone è: questa una relazione mancata? Quindi un qualcosa che non si è preso in considerazione e si sarebbe dovuto considerare? Questo lo dico anche perché io credo che ci siano una serie di affinità tra paesaggio e disciplinari. Il disciplinare viene spesso descritto, forse un po' semplicisticamente, come la carta d'identità di un vino che ha una certa denominazione di origine, indicazione geografica, e noi sappiamo che il paesaggio, una delle definizioni di paesaggio, fa leva sul concetto di identità. E quindi qui già troviamo una prima omologia.
Poi c'è un problema di coordinamento tra l'articolo 1, testo unico del vino, che parla appunto del patrimonio culturale nazionale dei territori viticoli, e gli articoli 2 e 131 del codice dei beni culturali, perché ci dobbiamo chiedere: tutti i territori viticoli sono patrimonio culturale nazionale o manca un pezzettino in quella definizione, per cui solo i territori viticoli che hanno un'identità hanno anche la dignità di essere patrimonio culturale nazionale? Perché tutto sommato, se vogliamo, oggi uno dei grandi temi di attualità in certe aree del paese è la, diciamo così, i francesi dicono il mar de vin, cioè praticamente di vigne, scusate, il mare di vigne, cioè il fatto che certi territori vengono trasformati completamente in grandi vigneti, in grandi estensioni di vigneto, compromettendo quelli che erano gli aspetti, le cartoline, per usare un'altra cartolina, una parola utilizzata oggi, che un tempo associavamo a un certo luogo, a un certo spazio. E poi credo che il terzo elemento di riflessione, anche se vogliamo di affinità tra paesaggio e disciplinare, sia dato, per me, che io, diciamo così, sono un agrarista, da un orizzonte comune, che è quello della politica agricola comune. Perché nella politica agricola comune sono inserite sia la disciplina delle DOP e IGP, che sono viste, al di là della loro natura di diritto di proprietà intellettuale, come un momento di sostegno e sviluppo rurale, quindi visto a favore per sviluppare comunità rurali, comunità, diciamo, di agricoltori che vivono in un certo territorio, attraverso appunto la messa a disposizione di un certo segno distintivo, e poi tutti quegli interventi, dei pagamenti diretti o altro, con la condizionalità, che possono essere anche finalizzati alla tutela paesaggistica, e quindi si inseriscono in una cornice regolativa e anche di aiuti pubblici di sostegno che è comune. Ora, vi dicevo, nei disciplinari di produzione noi non troviamo riferimenti diretti al tema della tutela paesaggistica, c'è solo nel considerando 23 del regolamento 1151 del 2012, che è un regolamento che si occupa dei regimi di qualità, cioè di DOP e IGP, ma non per i vini in realtà, anche se probabilmente questo discorso che sto facendo è sensibile anche alle DOP e IGP per i vini, una disposizione che dice che i disciplinari dovrebbero anche contenere disposizioni in materia paesaggistica, anche se poi concretamente non troviamo nell'articolato nessuna disposizione specifica in tal senso. E questo potrebbe essere già un primo elemento per leggere quelle disposizioni che riguardano i disciplinari di produzione, orientandoli in modo tale da tenere conto di quella che è l'indicazione di massima contenuta nell'articolo 23. Un'esperienza interessante, o almeno che io ho trovato interessante, è quella, l'esperienza francese. Perché mentre in Italia fondamentalmente il testo unico della vita del vino non contiene riferimenti, salvo una norma episodica, al paesaggio, specialmente non li inserisce all'interno del discorso sui disciplinari, in Francia, anche se poi, ecco, questo lo voglio dire, se noi leggiamo i disciplinari, mi sono detto un po' di disciplinari, ci sono degli aspetti che incidono evidentemente sulla tutela paesaggistica, le forme di allevamento della vite, le pergole di cui si parlava prima, piuttosto che poi svolgimenti in guio o quant'altro, sono elementi del paesaggio e sono previsti e contemplati dal disciplinare. Non sono, diciamo così, letti in un'ottica di tutela paesaggistica, sono letti in un'altra ottica, che è quella della forma di allevamento. Detto questo, quindi, io credo ci sia anche una rilevanza di fatto nella tutela paesaggistica e disciplinare, che però non riceve un riconoscimento formale nella nostra normativa. Nell'esperienza francese, invece, c'è questo riconoscimento formale che è anche seguito, diciamo, un certo sviluppo, un certo iter di sviluppo, perché nella normativa francese si parte da una disposizione che è apparentemente simile a quella italiana, l'articolo 1 con cui ho aperto, diciamo così, la mia relazione, in cui si dice appunto che tutti i patrimoni i territori vitivinicoli francesi fanno parte del patrimonio anche paesaggistico, e quindi si fa riferimento espressamente anche al patrimonio paesaggistico e al suo legame, ai territori vitivinicoli come patrimonio paesaggistico. Questa però disposizione, a differenza del caso italiano, che è rimasta, diciamo così, una disposizione di apertura e di principio, in Francia a partire dal 2014 ha ricevuto un'applicazione poi concreta, perché a partire dal 2014 si è detto: guardate che nei disciplinari di produzione potete anche inserire norme specificamente dedicate alla conservazione del terroir, che evidentemente è un concetto molto ampio, ma in cui rientra anche a pieno titolo tutto quello che è il tema del paesaggio. 2014 quindi c'è questo intervento. Negli anni successivi l'INAO, che è l'ente, diciamo così, che è pubblico, che protegge e promuove le indicazioni geografiche in Francia, comincia a elaborare una serie di documenti, partendo dai principi guida e poi arrivando a una guida agroecologica in viticoltura, in cui si parla espressamente di rinforzare la dimensione paesaggistica della biodiversità, in cui cioè si danno delle linee guida operative abbastanza concrete su come poi concretamente
inserire questi elementi di tutela paesaggistica all'interno del disciplinare di produzione. Tenete presente che queste disposizioni però hanno natura volontaria. Cosa significa? Significa che i singoli consorzi in Francia, i singoli consorzi di tutela in Francia, possono decidere o meno se inserire nel loro disciplinare di produzione norme a tutela paesaggistica, seguendo poi appunto queste linee guida o queste direttive elaborate da INAO. Accanto a questo primo, diciamo così, profilo, questa prima, diciamo così, percorso, parola che non piace tanto, però visto che abbiamo parlato di cammini, possiamo usare anche forse la parola percorsi, c'è poi un secondo percorso, che è quello dei consorzi di tutela, dei regolamenti endoconsortili, perché il disciplinare di produzione nasce dal consorzio, ma poi riceve, diciamo così, una patente di legittimità dall'autorità pubblica. Cosa diversa invece sono regolamenti endoconsortili, che quindi rimangono interni al consorzio volontario, quindi hanno natura privatistica. E anche qui c'è qualche sperimentazione. C'è una sperimentazione, ad esempio, da parte del consorzio Valpolicella, che ha sviluppato uno standard che si chiama RRR, adesso spero di ricordare tutte e tre, risparmi, riduci e rispetta, credo siano le tre R, in cui ha elaborato una serie di standard prevalentemente tutela ambientale, ma che possono avere poi anche una tutela paesaggistica, che possono essere implementati su base volontaria dai singoli viticoltori o viticoltori, in questo caso, che diciamo così appartengono all'area del consorzio Valpolicella. E quello che è interessante è che è stato previsto anche una misura, diciamo, un incentivante per adottare su base volontaria questo standard, per cui chi decide di adottare su base volontaria questo standard, non vi descrivo il meccanismo, diciamo, normativamente complesso, ma alla fine riesce a mettere a riposo le uve per la produzione di Amarone, che è il vino di punta della zona Valpolicella, e quindi, poiché le uve Amarone, destinate alla produzione di Amarone, sono pagate di più, ha fondamentalmente un incentivo economico, perché riesce a ottenere un prezzo più alto avendo adottato standard di tutela secondo il protocollo RRR. C'è poi tutto il tema delle certificazioni di parte terza, di cui sinceramente non intendo occuparmi, perché verranno, appunto, dicevo, trattate con maggiore competenza chi mi seguirà poi nella tavola rotonda. Quello che però, e su questo magari due minuti li voglio spendere, concentrare l'attenzione nella parte conclusiva, sono alcune considerazioni di sintesi. In primo luogo, i rapporti tra regolazione pubblica e autoregolazione. Non è un rapporto dicotomico, evidentemente, ma è un rapporto sinergico. Questo è chiarissimo nel disciplinare di produzione, dove serve la patente di legittimità per poi far sì che il disciplinare di produzione possa svolgere i suoi effetti, ma se pensiamo anche al regolamento endoconsortile del consorzio Valpolicella, si appoggia poi su un meccanismo pubblico di riconoscimento che consente poi di, diciamo così, incentivare i singoli ad adottare su base volontaria quel protocollo, perché poi riescono a spuntare un prezzo migliore per le uve che vendono. Altra questione, tutela del paesaggio e mercato, tutela del paesaggio o mercato. Si è parlato molto poi dell'importanza poi che ci sia un ritorno, perché se uno degli obiettivi della tutela paesaggistica in ambito agrario, specialmente montano, è quello di mantenere quelle popolazioni rurali sul territorio, bisogna anche capire poi qual è il rapporto tra tutela paesaggistica e mercato, se è un rapporto appunto sinergico, antitetico. Anche qui io credo che sia sinergico, con alcune poi precisazioni che farò nell'ultima slide, e cioè che ci sia una possibilità di utilizzare l'autoregolazione, che è una forma di regolazione evidentemente orientata al mercato e quindi non ha altre finalità se non quelle di fornire un sostegno economico, un vantaggio competitivo, un fattore, un quid pluris in termini di mercato per i produttori stessi, ma che può raggiungere allo stesso tempo anche forme o può conseguire obiettivi di tutela paesaggistica. Quello che è poi un terzo elemento interessante è che se noi leggiamo in concreto questi standard, qui mi riallaccio alla domanda di apertura della professoressa Ferrucci, distinguiamo paesaggio da ambiente, di fatto in questi standard non c'è questa grande distinzione, perché il paesaggio è il figlio minore dell'ambiente, quindi si inseriscono delle disposizioni di tutela paesaggistica all'interno di una marea di disposizioni che sono prevalentemente di tutela dell'ambiente, quindi diciamo così il suo ruolo è un ruolo ancillare, se vogliamo, non è un ruolo protagonista, è un ruolo ben distinto rispetto a quella tutela ambientale. Torno sul rapporto tutela paesaggio-mercato. Ora, perché questo credo sia un punto importante per capire anche i limiti poi dell'autoregolazione in questo settore. È evidente che l'autoregolazione vede nel paesaggio un valore economico.
valore economico che può essere, diciamo così, perseguito attraverso vari strumenti, possono essere dei marchi, come può succedere in certificazioni di parte terza, possono essere disciplinari di produzione, i quali, ricordo, si inseriscono nel tema delle DOP IGP, che sono, diciamo così, forme di segni distintivi legati alla qualità del prodotto, ma ormai la qualità del prodotto non è solo la qualità oggettiva, ma è una qualità anche reputazionale, lo dice la Corte di Giustizia a partire dai primi anni 90, quindi non è un discorso nuovo, ma un discorso importante, e all'interno di questo discorso reputazionale evidentemente anche il paesaggio ha un suo peso. E poi c'è un terzo elemento più tecnico, ma per chi di voi si è occupato mai di imprese agricole sa che l'articolo 2135 prevede attività essenzialmente agricole, coltivazione del fondo nel caso delle ditte, e attività connesse, cioè attività ulteriori che l'imprenditore può svolgere se collegate appunto all'attività essenzialmente agricola. Per le attività connesse, l'articolo 2135 prevede esattamente attività di valorizzazione del territorio, anche rurale. E quindi in questo senso è inserito chiaramente nel nostro codice civile la tutela del territorio come valore di mercato, perché è un'attività svolta dall'imprenditore, l'imprenditore agricolo evidentemente è un operatore di mercato ed evidentemente questa sua attività essenziale, diciamo, la sua attività, scusate, connessa, è un'attività che è vista in una proiezione di mercato, non può essere altrimenti visto il contesto in cui si inserisce normativamente. Quali sono i vantaggi dell'autoregolazione, almeno quelli che io ritengo possano essere vantaggi? In primo luogo, una attenzione alle esigenze produttive in sede di regolazione che nasce dal basso, quale che sia poi la sua relazione che si instaura con l'autorità pubblica o con la regola pubblica. Una attenta contestualizzazione rispetto al territorio interessato e poi anche, e non da poco, una valorizzazione commerciale degli investimenti o dei limiti a cui l'agricoltore va incontro per appunto implementare tutele, forme di tutela paesaggistica. I rischi che vanno altrettanto considerati sono quello di una visione di parte, vi dicevo che non necessariamente l'autoregolazione è democratica, ma evidentemente nascendo dal basso prende in considerazione gli interessi di una comunità, di un gruppo e non della collettività e quindi non necessariamente una forma di regolazione partecipata in senso ampio. Il fatto che una cogenza è limitata o territorialmente o perché ristretta a un certo gruppo che volontariamente, in tutti gli standard che ho analizzato io, decide volontariamente di aderire a quegli standard, anche se magari spinta da meccanismi di incentivo. E il fatto, infine, che tendenzialmente, almeno per le ipotesi che ho visto io, il paesaggio è visto come un valore di mercato e questo può essere a sua volta un limite perché appiattiamo, diciamo così, il paesaggio al mercato. Io credo, insomma, su questo penso che sia una posizione relativamente ragionevole, che il paesaggio vada oltre il mercato, ma questo non significa negare il valore di mercato, significa affiancare a una visione del paesaggio come valore di mercato anche altre visioni che vanno contemperate. In questo credo ci siano notevoli spazi di sinergia tra regolazione pubblica e autoregolazione, non solo perché la regolazione pubblica può dare una patente di legittimità o comunque supportare forme di autoregolazione, ma perché fornisce anche, se vogliamo, un po' il limite all'autoregolazione stessa e quindi pone l'autoregolazione entro il giusto contesto di valori e principi che appunto non sono solo quelli del mercato, ma vanno anche oltre il mercato. Grazie. Grazie Matteo per la chiarissima e molto interessante relazione, anche perché mi sembra di capire che l'idea sia quella: noi già conosciamo dal punto di vista dei prodotti il valore del territorio collegato ai prodotti e tu hai fatto quel passo in più dicendo ma il territorio è qualcosa che non può essere diciamo distante dal paesaggio, quindi la tutela del territorio, ci sono già tanti possibilità di avere prodotti che vengono apprezzati anche e soprattutto per il territorio nel quale vengono prodotti, sviluppati, e quindi bisogna fare quel passaggio della tutela non solo del territorio ma anche del paesaggio. È molto interessante anche questo aspetto, quindi anche la regolamentazione privata che può andare all'interno di questa idea di regolamentazione e di tutela del paesaggio che appunto potrebbe essere altro dall'ambiente, come diceva la professoressa Ferrucci all'inizio. Bene, a questo punto io chiedo se c'è qualche domanda, qualche intervento. Poi c'è la nostra tavola rotonda, molto interessante. Vogliamo fare 5 minuti di pausa prima della tavola rotonda. Non so se
che magari potrebbero essere utili per prenderci un caffè magari alle macchinette qua. 5 minuti, 5, bene, bene. Quindi innanzitutto ringrazio tutti i nostri ospiti che veramente stanno rendendo questa giornata davvero molto interessante, molto, molto appassionante anche per, diciamo, le diverse convergenze, le diverse competenze da cui ci arrivano però una serie di suggestioni che, sulle quali io per prima ovviamente dovrei riflettere in modo interessante. Quindi grazie a tutti, 5 minuti 5 per prenderci un caffè nelle macchinette qui di fianco.
Benissimo. Buonasera a tutti, sono Gianluca Cipollaro, Trentino School of Management, dove dirigo la scuola per il governo del territorio e del paesaggio. Grazie per l'invito, grazie agli organizzatori, in particolar modo Anna Simonati, Matteo Ferrari e Flavio Guella. E chiudiamo i lavori di oggi con una tavola rotonda che avrà un punto di focalizzazione, è quello della qualità paesaggistica, e tema ampiamente discusso negli interventi precedenti. E abbiamo pensato di organizzare la tavola rotonda in due parti. La prima, di carattere più generale, è con Thomas, è anche applicativa. Partendo da un'idea dinamica di paesaggio agrario attento alle qualità delle trasformazioni. E qui abbiamo appunto gli interventi di Thomas Lageder e del dottor Stefanucci. Se vi aspettate da un consigliere di Stato un intervento di carattere generale sulla giurisdizione, vi sbagliate, perché presenterà un caso concreto partendo da una sentenza, che è la sentenza numero 5009 del 2021, e attraverso questa sentenza cercheremo di comprendere come la giurisdizione oggi considera, all'interno delle grandi cornici tracciate dalla Convenzione Europea del Paesaggio, un'idea di paesaggio appunto dinamica, attenta alla relazione delle identità con le identità locali, e soprattutto attenta a come l'attività agricola è uno dei principali costruttori del paesaggio alpino. Dopo una riflessione appunto sulla regolazione di carattere pubblico, invece faremo una riflessione con il dottor Stefanucci sulla regolazione di carattere privato, direttore di Equalitas, che è una società che si occupa di promozione della sostenibilità e considera il paesaggio un punto di riferimento importante per i processi di autoregolazione, che chiaramente hanno implicazioni forti anche di carattere paesaggistico, come ci spiegava prima Matteo Ferrari. La seconda parte invece la dedicheremo alle politiche pratiche locali, con tre rappresentanti dei tre territori dell'area Euregio: l'architetto Giorgio Tecilla, l'architetto Adriano Oggiano e l'architetto, credo, anche Diana Ortner, e li presenterò dopo. Per cui interventi di 8-10 minuti, ci immaginiamo di chiudere per le 17:30. Lascio la parola al dottor Lageder. Grazie. Vuoi presentarmi brevemente, no? Ho fatto parte negli ultimi 12 anni della sezione sesta giurisdizionale del Consiglio di Stato come esponente del gruppo linguistico tedesco, no? Quale è previsto dall'articolo 93 dello Statuto di Autonomia. Comunque mi sono occupato di tutte le controversie anche di livello nazionale, però la mia presenza è necessaria, o la presenza dell'esponente del gruppo linguistico tedesco è necessaria in tutti i collegi che giudicano in appello sulle sentenze di primo grado del Tribunale regionale di Bolzano. Ciò premesso, e la sesta sezione si occupa tra l'altro della materia paesaggistica accanto a molte altre materie, e in questo contesto il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha avuto modo di affrontare vari casi riconducibili alla tematica della tutela anche del paesaggio agrario alpino. Particolarmente significativa è questa sentenza 5009 del 2021, peraltro consultabile da chiunque dal sito Giustizia Amministrativa IT, dal link Decisioni e Pareri, emettendo il numero e la nata, la quale mette in luce
i parametri interpretativi applicabili ai fini di una corretta valutazione della compatibilità paesaggistica di opere e di interventi da realizzare nel paesaggio agrario alpino funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale. Ora l'oggetto, entro in media res, no? Controversia aveva ad oggetto un progetto elaborato e presentato dall'Ispettorato Forestale di Brunico per conto del proprietario per la realizzazione dell'ultimo tratto lungo circa 850 metri di una strada forestale ed alpestre di accesso alla Malga Antasash in Val Badia e prevedeva l'allargamento del sentiero esistente a 2,5 metri. La realizzazione di questa strada forestale era diretta anche per espressa enunciazione contenuta nella relazione accompagnatoria del progetto, era diretta a consentire appunto l'accesso alla Malga con mezzi meccanici, agricoli, trattori, e quindi ad agevolare l'esercizio dell'attività agropastorale e a valorizzare l'area tradizionalmente destinata ad alpeggio già da centinaia di anni in quella zona. La Malga è ubicata ad un'altitudine di circa 2100 metri sopra il livello del mare nel perimetro del parco naturale Puez-Orge-Geisler, in sito Natura 2000 e in zona di patrimonio UNESCO delle Dolomiti, quindi è sita in area plurivincolata. In linea di fatto è pacifico che i fabbricati della Malga si trovano in cattivo stato di conservazione e di degrado. L'edificio ad uso abitativo era fatiscente, la stalla parzialmente colata, così pure il fienile. Tale stato di degrado era riconducibile proprio al loro mancato utilizzo in seguito all'abbandono del pascolamento di bovini sin dal 1990, cioè da circa 30 anni, proprio per la mancanza di una strada di accesso per il rifornimento, l'approvvigionamento del personale e del bestiame. Ora, in prima battuta, il direttore di ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio della provincia di Bolzano, competente a decidere sull'istanza di autorizzazione, ha respinto l'istanza ritenendola incompatibile sotto un profilo paesaggistico. Il proprietario ha impugnato questo diniego in sede amministrativa con ricorso gerarchico dinanzi alla giunta provinciale, la quale ha accolto il ricorso gerarchico discostandosi però dal parere di tenore negativo che è stato espresso dall'esperto nominato ai sensi della legge sulla tutela del paesaggio bolzanina. E quindi la giunta provinciale in sede di ricorso gerarchico ha assentito il progetto con una serie di specifiche prescrizioni volte a minimizzare l'impatto dell'opera sullo stretto assetto naturalistico e per renderlo conforme alle previsioni regolamentari disciplinanti il parco, il quale ammette e permette la realizzazione di strade forestali e interpoderali ad uso agro-silvo-pastorale ed infatti il comitato di gestione del parco ha dato anche il proprio assenso, essendo per regolamento consentito l'esercizio delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, cioè questo atto di assenso è atto che si inserisce nel procedimento autorizzatorio che viene definito poi col provvedimento del direttore di ripartizione nella specie impugnato appunto in sede di ricorso gerarchico. Ora, contro questa deliberazione positiva di autorizzazione della giunta provinciale hanno proposto ricorso in sede giurisdizionale dinanzi al Tribunale regionale di
amministrativa di Bolzano, due associazioni protezionistiche, Legambiente e Dachverband für Natur und Umweltschutz. Il TA, cioè il Tribunale Regionale di Bolzano, ha accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste, ritenendo che nella specie la giunta provinciale non avesse fornito una motivazione puntuale e rigorosa in ordine ad eventuali interessi pubblici o altre ragioni prevalenti sul valore primario della tutela del paesaggio, che sarebbero motivazioni intesi idonea a superare le conclusioni negative peritali e le motivazioni poste a base del diniego opposte in prima battuta dal direttore di ripartizione. Ora, contro questa sentenza di accoglimento del piano di annullamento della delibera e quindi di reviviscenza del provvedimento di diniego, ha proposto appello il proprietario innanzi al Consiglio di Stato, appunto, deducendo l'eonea ricostruzione dei parametri interpretativi e normativi applicabili alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. E deduceva che il TAR avrebbe fatto e anche l'amministrazione in primo grado avrebbe fatto, cioè il direttore di protezione avrebbe fatto l'applicazione del concetto di paesaggio quale definito nel nostro ordinamento. Poi il Consiglio di Stato, con questa sentenza che stiamo commentando o esponendo, ha accolto l'appello e quindi respinto il ricorso di primo grado proposto dalle associazioni ambientaliste, ritenendo che la giunta provinciale avesse fatto corretta applicazione dell'accezione di paesaggio affermatasi appunto nel nostro ordinamento. Per giungere a tale conclusione, il Consiglio di Stato ha fatto una premessa in linea di diritto sul concetto giuridico di paesaggio, quale definito dall'articolo 131,1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il quale, ricordo, testualmente recita: per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali umani e dalle loro interrelazioni. Già oggi dai precedenti relatori, il professoressa Ferenzi, abbiamo sentito quale sia stata l'evoluzione del concetto di paesaggio nella storia legislativa, no? Cioè, ricordo per inciso che questa identica definizione è stata recepita dalla legge provinciale di Bolzano numero 9 del 2018, che è stata in vigore solo il 1 luglio del 2020, e anche dalla legge provinciale di Trento 15-2015, articolo 12, in tema di istituzione dell'osservatorio del paesaggio, no? In cui viene richiamato il concetto di paesaggio della Convenzione europea, coincidente con quella oggetto del citato articolo 131. Ora ritengo opportuno dare lettura dei passaggi brevissimamente, dei passaggi più significativi di questa parte motivazionale della sentenza del Consiglio di Stato. Nel nostro ordinamento, il concetto giuridico di paesaggio, tutelato dall'articolo 9 della Costituzione come valore primario di assoluto, quale delineato dall'articolo 131,1 decreto legislativo 42/2004, trova la sua origine non già nell'accezione statico-riduttiva e naturalistico-originaria di Urlandschaft, limitata alle cosiddette bellezze naturali, intese come dimensione solo estetica di porzioni del territorio formate dalla natura, bensì nell'accezione dinamico-integrale di Kulturlandschaft,
che indica la particolare conformazione anche di vaste porzioni di un dato territorio come plasmato dall'interazione tra uomo e ambiente, ossia dall'insieme dei fattori fisici, biologici e antropici e dal loro stratificato prodotto storico. In tale prospettiva, la preservazione del valore del paesaggio, inteso come Kulturlandschaft, non è riducibile ad una mera attività statica di conservazione, ma implica anche un'azione dinamica di valorizzazione e di salvaguardia attiva, idonea a garantire la vitalità delle aree territoriali soggette a tutela. Ciò vale in particolare nelle zone quali quelle montane dell'arco alpino, nelle fasce altitudinali tradizionalmente destinate all'alpeggio. È notorio che in tali zone il mancato adeguamento delle condizioni in cui si svolge l'attività agropastorale alle mutate esigenze produttive comporta il rischio di un degrado delle tradizionali infrastrutture, quali fienili, baite, eccetera, fino all'abbandono della stessa attività e la conseguente ritrasformazione e riduzione dell'assetto paesaggistico caratteristico dell'area, appunto nell'accezione di Kulturlandschaft, allo stato naturalistico originario, con perdita delle sue caratteristiche consustanziali anche sotto il profilo ambientale e ecologico. La sentenza naturalmente precisa anche che gli interventi di adeguamento alle esigenze moderne dell'attività della produzione agricola devono essere in concreto compatibili con l'assetto naturalistico, ambientale, ecologico dell'area e con il regime del vincolo che di volta in volta viene in rilievo, che però nel caso di specie, in virtù del regolamento del parco, consentiva questo tipo di attività. Sulla base di queste premesse e analizzando il contenuto della motivazione della deliberazione della giunta provinciale, la quale aveva autorizzato l'intervento, il Consiglio di Stato ha concluso che nell'impugnata deliberazione, cito testualmente, risulta in particolare correttamente posto l'accento sulla valorizzazione e salvaguardia attiva dell'area territoriale di qua, al fine di garantirne la vitalità attraverso la realizzazione di un'infrastruttura rivelatasi tecnicamente compatibile con l'assetto naturalistico dell'area interessata dall'opera e necessaria per lo svolgimento dell'attività agro-silvopastorale di alpeggio, costituente un elemento consustanziale del valore paesaggistico dell'area territoriale interessata dall'intervento, mentre le conclusioni del direttore della ripartizione e dell'esperto appaiono espressione di un'accezione statico-riduttiva della tutela paesaggistica non accolta nel nostro ordinamento ed ormai superata. Quindi da questo caso emerge in modo plastico come una corretta accezione di paesaggio agrario alpino imponga soluzioni all'azione amministrativa agli organi dell'amministrazione attiva e poi in sede giurisdizionale agli organi giurisdizionali tenuti ad individuare i parametri normativi del sindacato di legittimità dell'azione amministrativa, no? Imponga appunto soluzioni che non mortifichino l'attività agricola e mantengano in vita il confronto tra l'attività e l'ambiente naturalistico per il quale appunto l'attività si svolge. Ed infatti nelle aree paesaggistiche alpine questa relazione non solo deve essere resa possibile, ma deve ritenersi anche necessaria, in quanto l'attività agricola è elemento costitutivo, anzi fonte di produzione del paesaggio. E quindi, come già osservato da altri relatori, in questi casi
in questo contesto il degrado paesaggistico può dipendere non solo dall'azione ma anche dall'inazione e inerzia. Quindi direi che questa decisione elabora appunto in modo paradigmatico i criteri interpretativi alla cui stregua valutare la legittimità o meno del sindacato compiuto dall'amministrazione in punto di compatibilità paesaggistica, no? Degli interventi oggetto di istanze di autorizzazione. Quindi mi fermerei qui. Grazie, chiarissimo, nel senso che mi sembra chiaro come si vada oltre un'interpretazione statica ed estetica, anche esclusivamente estetica, direi estetizzante del paesaggio, per cogliere invece un'idea dinamica nella quale l'agricoltura, l'attività agricola rende non solo abitabile il territorio, la sentenza utilizza proprio la parola abitabilità del territorio, ma lo trasforma in modo compatibile con i tratti profondi, identitari di quel luogo, no? Una sentenza chiarissima che credo dia un'idea di paesaggio che è un'idea sulla quale oggi si lavora a tantissimi livelli. È un'idea che ha molto a che fare con la qualità di paesaggio, che sì, in questo caso si va anche a dover misurare appunto con questa interpretazione fortemente dinamica. Passiamo invece dalla parte della regolazione privata e chiediamoci che ruolo la regolazione può svolgere per la qualità paesaggistica. Quindi con il dottor Stefano Stefanucci, direttore di Equalitas, cerchiamo di approfondire come è possibile promuovere la qualità del paesaggio agricolo. Equalitas si occupa di paesaggio agricolo, in particolar modo di paesaggio vitivinicolo, e attraverso l'adozione di protocolli volontari certificati da parte. Bravissimo. Grazie agli organizzatori. Ringrazio anche io il dottor Nageder per la relazione che è stata appassionante. A un certo punto volevo implorarlo di farci sapere subito come andava a finire, perché tra ricorsi e appelli sono rimasto in sospeso, però ci ha confermato una volta di più come anche noi a Equalitas facciamo bene a scrivere linee guida esaustive per l'interpretazione corretta dei requisiti. E allora, io non sono un esperto di paesaggio, sono un tutologo della sostenibilità del vino, quindi mi perdonerete qualche scivolone sulla terminologia. Equalitas nasce da un'idea di FederDoc. FederDoc è la federazione dei consorzi di tutela delle DOC del vino in Italia. Perché sul termine sostenibilità si è fatto e si continua a fare tanto chiasso. Io credo che i consumatori ormai la ritengano una parola vuota, tanto è stata sfruttata con definizioni anche molto diverse tra di loro. E questa lettura nasce in realtà tanti anni fa, ormai nel 2009, con la direttiva 128, che è una direttiva europea sull'uso sostenibile degli agrofarmaci, dove per la prima volta compare in maniera diciamo permanente il termine sostenibilità, perlomeno per quello che riguarda il nostro mondo. E già allora, ricordo a tutti che l'Italia è il primo produttore mondiale di vino e che anche se ne beviamo tanto, più di metà lo esportiamo, quindi abbiamo a che fare, le nostre aziende hanno a che fare con compratori di tutto il mondo. Già allora c'erano domande, soprattutto dall'estero, dai mercati più sensibili, di essere sostenibili. Peccato che ognuno dava un'interpretazione diversa, quindi ricordo ogni settimana arrivare qualcuno in ufficio, qualche produttore disperato, il canadese, il mio buyer canadese oppure quello tedesco mi hanno chiesto di essere sostenibile, significa usare meno agrofarmaci o usarli meglio. Peccato però che la volta dopo dal Giappone gli dicevano: guarda, essere sostenibili significa misurare l'impronta carbonica, cioè quanto è il tuo contributo al buco nell'ozono. E poi dalla Scandinavia cominciarono ad arrivare: beh sì, certo, però l'ambiente ormai noi lo diamo per assodato. Adesso sostenibile significa che garantisci la tutela dei diritti dei lavoratori, della filiera, anche del territorio e del paesaggio. E quindi assolutamente non bastava più una declinazione cogente per la tutela del paesaggio. Le nostre aziende dovevano e devono dimostrare
di essere sostenibili, quindi anche di garantire la tutela del paesaggio, con requisiti volontari, quindi aggiuntivi. E l'Italia è il paese del campanile, quindi ci furono tantissime risposte monografiche reattive, proprio risposte sui singoli requisiti, ne scaturì una Babele difficilmente governabile e in tanti casi con progetti autoreferenziali. Io non so se da consumatori avete mai dato un'occhiata, e questo non solo alle aziende del vino, ma ai siti internet di tanti produttori che lavorano soprattutto per l'export, sono pregni di bilanci di sostenibilità, dove ci sono lunghissime relazioni che trattano cosa fa l'azienda per essere sostenibile. Peccato che spessissimo questi claim, queste rivendicazioni non sono supportate da evidenza oggettiva. E ovviamente un'azienda si espone nel momento in cui dichiara cose che non è in grado di sostenere, ma altrettanto ovviamente i controlli non vanno di pari passo con la produttività, diciamo, delle aziende. E quindi la Federdoc decise, si è parlato tanto di bottom up, con una rivoluzione che viene dal basso, di provare a stabilire un protocollo di sostenibilità scritto dai produttori, ma che si basasse però su una certificazione di parte terza. Quindi Equalitas, società creata da Federdoc, che è uno standard owner, è un proprietario di uno schema con requisiti di sostenibilità. Le aziende che vogliono certificare, quindi oggettivare in maniera inoppugnabile il loro impegno verso la sostenibilità, possono certificarsi a fronte di questo standard, di questo schema. Non è Equalitas che certifica, perché, e qui potrei parlare un paio di settimane, ma stringerò in 30 secondi, direi, la certificazione di parte terza prevede che lo standard owner non certifichi direttamente, ma che accrediti enti che a loro volta invece sono chiamati ad andare presso le aziende e verificare se i requisiti sono rispettati. Allora, ovviamente il protocollo parla di tante cose, parla di indicatori moderni come carbon e water footprint, parla di buone pratiche in vigneto e in cantina, parla di buone pratiche sociali, etico-sociali ed economiche, perché la sostenibilità deve intendersi come la forma di equilibrio che si trova tra i tre pilastri, ma ha anche sviluppato un capitolo che si chiama biodiversità e paesaggio. E mi ha fatto piacere che citasse l'articolo del codice, perché in realtà già da tanto tempo anche i disciplinari, qui si parlava prima delle DOC del vino, parlano di fattori umani e di fattori naturali, e ne parlano in certi casi anche citando il paesaggio, ma purtroppo è da vedersi, insomma, ma come diceva prima il professor Ferrari, non in maniera vincolante, perché i capitoli che riguardano i fattori umani e i fattori naturali sono, come dire, espressione di una, sono descrittivi, non rappresentano vincoli per i produttori. Noi invece abbiamo, ed è volontario ovviamente, abbiamo istituito una quindicina di requisiti ascrivibili appunto a questa categoria, biodiversità e paesaggio. Sarò breve nel citarne alcuni, devo dare ragione sia alla professoressa Ferrucci sia al professor Ferrari, che hanno denunciato una certa deriva verso la parte ambientale. Noi però abbiamo considerato anche quella culturale, quindi ecco, direi che ci sono più requisiti che abbracciano la parte ambientale inerente al paesaggio, quindi il paesaggio collegato alla biodiversità. Degli esempi, le aziende che si vogliono certificare a fronte di questo protocollo devono dedicare una parte, una piccola parte della superficie agraria a fasce, a ambienti seminaturali, quindi boschive o altri elementi, diciamo, naturali. Devono garantire fasce tampone, quindi devono garantire un certo spazio per proteggere queste aree seminaturali, quindi dove non avvengono diserbi, non avvengono trattamenti con agrofarmaci o anche i corsi d'acqua. Devono garantire l'interconnessione funzionale, che è qualcosa di cui parlava prima l'ANER, mi sembra di aver capito, quindi il collegamento delle aree seminaturali per permettere alla fauna il passaggio. Devono garantire anche una certa percentuale di terreno che sia accessoria all'impollinamento di insetti pronubi, e quindi abbiamo queste fasce con dei fiori di un certo tipo che appunto attirano le api. Abbiamo anche qualche requisito che va sulla parte paesaggistico-culturale, ovviamente qui siamo oltre la cogenza, quindi non parliamo di tutti i vincoli di cui, paesaggistici, di cui ha parlato prima la dottoressa Ferrucci, ma ad esempio le nostre aziende hanno dei punti in più se ristrutturano infrastrutture rurali che erano presenti sul territorio e che sono magari in stato di abbandono. Ecco, abbiamo esempi di questo tipo.
Vorrei concludere dicendo una sola cosa, che questo atteggiamento, cioè l'inclusività del paesaggio nel concetto di sostenibilità, è dettato anche dalle linee guida OIV. Chi non è del mondo del vino, questo è arabo, per chi è del mondo del vino, l'OIV, l'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino, noi la chiamiamo l'ONU del vino, è un'organizzazione internazionale a cui fanno capo tutti i ministeri competenti degli stati che producono produttori di vino, e le cui risoluzioni sono più di sovente, come dire, anticamera poi leggi, quindi nella parte legislativa dei paesi membri, Unione Europea compresa. L'OIV, nelle linee guida per la sostenibilità, ha decretato che il paesaggio deve essere incluso dalle aziende che vogliono dimostrare la propria sostenibilità. Mi fermerei qui. Grazie al dottor Sebastucci, grazie al dottor Laghera. Io inviterei adesso da questa parte del tavolo i nostri altri tre ospiti, Giorgio Tecilla, lo conoscete tutti, dirigente UMS in Trentino in materia di urbanistica, da sempre direttore dell'Osservatorio del Paesaggio Trentino, Diana Ortner, Diana Ortner, architetto, lavora per il Tirolo all'ufficio di rigenerazione per rigenerazione urbana e agraria, e poi Adriano Giano, eccolo che arriva, architetto urbanista, direttore per moltissimi anni dell'ufficio della tutela del paesaggio della provincia di Bolzano. Credo fosse citato nella sentenza del dottor Laghera, per cui già lo conosciamo. Potremmo ripetere il format di una nota trasmissione televisiva, poi chiedendo ad Oggiano il suo parere. Prego Adriano, grazie. E, ecco, loro, insomma, per capirci, siete quelli che fate lavorare la Gather, nel senso che siete quelli che poi portano tanto lavoro al Consiglio di Stato. Bene, in questa seconda parte invece ci dedicheremo alla domanda di come è possibile promuovere la qualità del paesaggio agrario, in particolar modo nell'area Aureggio. Sappiamo che le autonomie speciali hanno una possibilità di mettere in campo azioni anche significative all'interno di una cornice più ampia tracciata innanzitutto dalla Commissione Europea del Paesaggio, ma anche da altre dichiarazioni internazionali, penso a quella di Davos, più bilanciata su temi di carattere urbano, comunque anche quello un documento importante per la qualità del costruito. Allora, io comincerei da Adriano Oggiano in particolar modo, per capire come il rapporto tra la qualità e un approccio inclusivo alle trasformazioni territoriali, il percorso della provincia di Bolzano. Buon pomeriggio e grazie dell'invito alla facoltà di studenza, soprattutto al professore Sandro Fortunati. Solo un inciso sulla questione del modulo precedente: a quel tempo ero il presidente della Commissione Federale del Paesaggio, che era stato protetto. Quindi non ci siamo messi d'accordo perché non lo sapevo neanche a che caso si trattasse, solo che sono più vicini. Quando ho detto si disperava prima, io lo vedevo, era lì che si disperava. Quando ho detto Under Sash, se li avessi mi sarebbero... però appunto volevo solo dire che il motivo per il quale adesso posso ricolleghiamo il modulo precedente a questo. L'abbiamo costruito apposta con Anna Simonazzi. Sì, non l'ho preso, non era interessante. Oggi c'è anche le crisi di vino, sono tanti motivi perché si può fare questa relazione. La Malga era abbandonata da anni,
non aveva un accesso dal fondo valle, per cui era necessario costruire una strada. Il motivo per cui era l'impatto era forte era la costruzione della strada. Non so se si è percepito nella questione, però la costruzione della strada è il vero problema, perché per arrivare sopra con questa strada era necessaria opere anche abbastanza imponenti. La cosa interessante era che il proponente di questo progetto erano i nostri stessi colleghi dell'autorità forestale. Insomma, come una questione, giustamente anche in quel tempo, era nato un dibattito tra cugini che, come avete sentito oggi, si occupano tutti della stessa cosa. Cioè, e anche le leggi sono, abbiamo detto, che sono cugine, no? Del paesaggio, del territorio e la tutela del bosco, che vi ha appena parlato anche la professoressa. Ecco, un'altra cosa, appunto, questo territorio, questa malga non si intende solo l'edificio, ma si intende anche tutto il pascolo circostante, era abbandonato, non aveva una possibilità futura di sviluppo secondo la valutazione agricola. Invece, contrappeso, la vincolistica che a quel tempo, ed era appena nato anche UNESCO, io non lo chiamo vincolo perché è una forma diversa, non è un vincolo legato alle particelle, ma è anche una situazione di tutela di patrimonio, diciamo, ambiente. E il valore di questa protezione era il valore del riposo e dell'essere valore di pietre. Tutti questi elementi hanno portato non voglio giustificare la decisione, però il dibattito era su questo tema. Anche questo era il tema. Quali sono le aree del territorio che devono avere uno sviluppo e quali invece, attraverso tante normative, tra cui anche la questione legata alla biodiversità e alle varie direttive europee, devono avere per forza una quiete, perché la quiete genera la possibilità, la rigenerazione, non solo del bosco, ma anche degli habitat. Però, ripeto, giustissimo, ci sarebbe da fare una Mi hanno comunicato che ci sta raggiungendo anche il proprietario. Che tra l'altro non esisteva, perché il proprietario era l'interessenza della Badia, e una parte della Badia, ed era previsto che un pastore, a quel tempo volontario, che amava stare in isolamento nelle malghe, si sarebbe occupato della pastorizia. Però, insomma, ripeto, è una storia proprio abbastanza complessa, che sarebbe un bel caso da studiare in un eventuale prossimo seminario, sì. Dove mettiamo insieme tutti i pezzetti di questa economia, no? L'ho voluto solo precisare, perché tutti gli elementi di cui avete parlato oggi potrebbero essere ricomposti in questo caso che il giudice, se posso dire, sì, però invece ripercorrendo le cose che volevo dire rispetto al mio intervento e maturato da questa presenza di questa partita, di questo primo pomeriggio, mi sorge l'idea di cominciare il piccolo intervento dicendo se tutti noi o tutti voi ci siamo domandati di chi è il territorio e di chi è il paesaggio. Che in tutte le relazioni che abbiamo sentito oggi sembra che una volta il paesaggio sia degli operatori turistici, un'altra volta sia degli agricoltori, un'altra volta sia dei viticoltori, o piuttosto che sia invece un patrimonio pubblico che la pubblica amministrazione in qualche modo
amministra o comunque accompagna nello sviluppo. Dico solo che insomma, ci sarebbe anche da discutere di questo. Riguardo alla specificità dello statuto d'autonomia della provincia di Bolzano e come sarà anche per quella di Trento, diciamo che però io vedo già delle differenze nell'applicazione di questa autonomia in materia urbanistica, come avete già sentito, la provincia ha competenza esclusiva, per cui decide e redige piani da indirizzi e recentemente la norma dello Statuto d'autonomia per la provincia di Trento di Bolzano del 2017 è stata definita anche la competenza a poter definire gli standard urbanistici. Per quelli qui ne vedo un paio che si sono formati al decreto 1444 che definisce gli standard minimi abitativi. Su quella norma la provincia di Trento di Bolzano hanno ottenuto nel 2017 la possibilità di poter produrre proprie normative legislative. In materia paesaggistica invece il potere è rimasto allo Stato, perché è regolato dal decreto legislativo del codice dei beni, però la provincia di Bolzano, e questo vorrei sottolineare, è una cosa che ho trovato unicamente solo nella provincia di Bolzano, dal 1970, anno in cui è stata fatta la prima legge del paesaggio, è morta il 30 giugno, come ha ricordato lei, del 2020, e prevedeva di poter redigere piani urbani, piani paesaggistici. I piani paesaggistici nella provincia di Bolzano sono nati nel 1970, cioè 50 anni fa, e hanno prodotto generazioni di piani paesaggistici a scala e a livello comunale, proposti dalla provincia come ente pianificatore e concordati con i comuni. Questa giornata non è stato sottolineato, questo è anche uno dei motori che ha generato nella provincia di Bolzano la differenziazione dello sviluppo e della trasformazione del territorio. E il collega nella descrizione dei vari strumenti del progetto che è stato seguito da EURAC ha fatto vedere le zone di rispetto. Nelle zone di rispetto dal 1970 dei comuni che si sono dotati di piano paesaggistico era vietata l'edificazione. E per quello che in quelle zone abbiamo una concentrazione della trasformazione edilizia, per esempio, nelle zone del centro abitato, e una rarefazione. Poi chiaramente le cose si sono un po' sviluppate, però in sostanza, se vedete cosa è successo nell'arco alpino negli ultimi 50 anni, in tutto l'arco alpino c'è stata una trasformazione del territorio anche di fuori dei centri abitati, ma mai così poco come in Alto Adige. E questo ritengo sia una specificità che la provincia di Bolzano si è non arrogata, perché nella facoltà di giurisprudenza non si può dire, però si è presa come possibile. Devo andare più vicino, allora lo metto. Okay. Nel 2018 sempre la versione, perché te la lega io, Adriano. Ho solo preso degli appunti, grazie. Dicevo, nella situazione attuale, nel 2018, con l'entrata in vigore del 2020, in provincia di Bolzano le due leggi paesaggistiche e urbanistica si sono riunite in un unico testo di legge che è entrato in vigore e che ha dato altri impulsi ai comuni per quanto riguarda il programma di sviluppo e la possibilità di accompagnamento delle trasformazioni.
uno degli obblighi principali che ha introdotto questa legge è che tutti i comuni si devono occupare, si devono dotare di un programma. Il programma è come quello che di solito viene detto un master plan di tutto il territorio del comune, che nasce da un processo partecipativo in cui il comune, insieme a tutti gli stakeholders del territorio e anche dei territori limitrofi, decidono sugli obiettivi a lungo termine di sviluppo dei vari settori. E riguarda il piano del verde, riguarda il rilievo dei terreni e degli edifici che sono vuoti, riguarda le zone di pericolo, riguarda il piano del turismo, riguarda la mobilità, oltre naturalmente il paesaggio e la programmazione per quanto riguarda la destinazione urbanistica. Per quanto riguarda gli strumenti che sono ancora stati imposti in qualche modo ai comuni, i comuni devono darsi un limite alla propria espansione attraverso l'individuazione di un limite dell'area edificabile. All'interno di quest'area edificabile, una volta definita dai comuni, cartografata dai comuni, per la metodologia con il quale viene redatta questo programma e viene deciso questo limite, è una metodologia che abbiamo scritto in un regolamento di attuazione, e all'interno di questo limite i comuni sono i decisori della trasformazione. All'esterno la trasformazione è invece stata lasciata al coordinamento dell'autorità provinciale. Ecco, l'altra cosa che è stata rivoluzionata, secondo me, dalla legge è la composizione degli organi che sono deputati alla valutazione delle trasformazioni, cioè le proposte di piano o di programma. Le commissioni sono diventate commissioni solo di esperti, e all'interno di questi esperti, qui mi aggancio al lavoro che fanno i colleghi che mi stanno vicini, che fanno parte insieme della provincia di Bolzano, dell'Euregio, tra questi esperti sono stati anche individuati gli esperti in cultura architettonica e paesaggio. Per la traduzione, la cultura architettonica in Europa abbiamo deciso che si chiama Baukultur, perché non c'è termine nelle lingue europee che meglio definisca questo tipo di ambito di approfondimento per quanto riguarda lo sviluppo del territorio. All'interno della Baukultur, voglio solo segnalarvi, e credo di essere stato anche abbastanza lungo, c'è una novità che è stata già anticipata da Gianluca Cipollaro, e riguarda l'accordo a Davos tra gli stati e tra i ministri della cultura europei sulla possibilità di generare, di occuparsi di cultura architettonica e di cultura del paesaggio di qualità. A Davos è stata definita un accordo, che è un accordo internazionale sottoscritto dai ministri, e è stato anche definito un processo, un documento che si chiama Sistema Davos, è stato pubblicato nel 2021, è stato coordinato dal Ministero della Cultura svizzero ed è stato definito in un piccolo manuale che tutti gli stati che hanno aderito, ed è stato anche tradotto in 7 lingue, e sono gli 8 criteri per la cultura della costruzione di qualità, che abbracciano ambiti che non sono squisitamente architettonici, riguardano il modo di governare, la funzionalità dei luoghi, l'ambiente, l'economia, la diversità,
La diversità vuol dire l'inclusività di tutta la popolazione che abita i luoghi, il contesto, che è appunto il contesto paesaggistico, il cosiddetto genius loci, in tedesco si chiama genius loci, ma loci, scusi, e la bellezza che è chiaramente la parte estetica del paesaggio, del contesto architettonico di cui si è parlato anche oggi. Tutti questi elementi e questi piccoli strumenti aiutano e possono essere strumenti che anche nel futuro potrebbero essere utilizzati per aiutare tutti gli attori che in qualche modo si occupano di trasformazione del territorio, tutti gli attori di qualsiasi categoria di quelle che sono state ricordate oggi, per raggiungere un obiettivo comune che è quello della qualità dell'abitare nel territorio. Grazie. Grazie ad Adriano Oggiano, e passo la parola a Diana Ortner, che lavora appunto in Lentirolo nel supporto alle comunità nello sviluppo locale, anche attraverso l'accompagnamento dei processi partecipativi. Mi piace moltissimo il nome dell'ufficio nel quale lavora Diana, che fa riferimento a una rigenerazione del villaggio, letteralmente, che significa supporto alla rigenerazione del urbana e rurale, quasi inestricabilmente intese. Prego, Diana. Ich spreche Deutsch, ist das okay? Okay. Ich möchte mich auch nochmal für die Einladung bedanken und recht alle und herzlich alle begrüßen. Die Dorferneuerung gibt es schon seit über 20 Jahren und ist initiiert worden, eigentlich um den ländlichen Raum zu stärken. Und unser Ansatz ist, wenn man das Dorf stärkt, stärkt man den ländlichen Raum. Und wir haben da unterschiedlichste Maßnahmen und wie wir die Dörfer begleiten, und haben unterschiedliche Instrumente, die wir eigentlich wirken lassen, um den ländlichen Raum zu schützen. Da haben wir zum Beispiel ein Programm, ich habe da ein bisschen was mitgenommen auch, am Beispiel, das heißt Ortskernrevitalisierung heißt das. Das wendet sich ganz konkret an Leerstände in den Gemeinden, indem dass man einfach Baukultur wieder stärkt und Gebäude und Leben wieder in die Dörfer bringt, spart man sich eigentlich den Flächenfraß, wenn wir uns ehrlich sind. Also es gibt Landschaft, jeder greift auf die Landschaft zu, sei es der Tourismus, sei es die Landwirtschaft, sei es einfach, wo wollen wir in Zukunft leben und wohnen. Also es jeder greift auf die Landschaft zu. Und je kompakter wir vielleicht die Themen vielleicht auch trennen, desto mehr könnten wir vielleicht auch die Landwirtschaft oder die Landschaft stärken. Und wenn wir starke Dörfer haben, in dem dass sie mobilisiert sind, also in diesem Beispiel Silz, das war eine Gemeinde in der Nähe von Innsbruck, die hatten über 40 Gebäude, die leerstehend waren. Man hat auch umgerechnet, wenn dieser Leerstand nicht reaktiviert worden wäre, hieße das wieder neu auf die grüne Wiese widmen, wieder neue Flächen anknappern. Und das ist eigentlich das Ziel, die Dörfer zu stärken. Wir haben aber in der Dorferneuerung unterschiedliche Bausteine wie Baukultur, da wo es einfach gibt den Erhalt der alten Baukultur, um einfach auch identitätsstiftend zu sein. Und das ist natürlich auch ein Thema der Nachhaltigkeit. Bei der Dorferneuerung ist auch angesiedelt die lokale Agenda 21. Wir haben gehört, alles muss man mit Bürgerbeteiligung, oder ist ein guter Lösungsansatz, nachhaltig zu agieren. Und man geht eigentlich vor, dass man eigentlich ohne den Bürgern vor Ort eigentlich nicht mehr planen kann und diese Experten mit ins Boot holt. Ganz neu ist eben ein neuer Baustein, der bei uns entstanden ist und gerade in Planung ist, das heißt Quartiersentwicklung. Quartiersentwicklung ist etwas, was eigentlich aus dem Städtischen kommt, von der Begrifflichkeit. Aber uns geht es darum, eigentlich um diesen gesamthaften Blick auf ein Thema. Das, was wir Land ein, Land aus kennen, ist, kommt erst der Verkehrsplaner, dann kommen die Architekten und irgendwie jeder versucht für sich die beste Lösung zu kreieren, aber nicht in diesem Zusammenspiel. Und ich glaube, dass der Dialog und im Zusammenspiel einfach ganz andere
positive Ergebnisse entstehen könnten. Und Quartiersentwicklung kann im Kleinen sein, indem dass man sich neue Siedlungsräume anschaut, kann aber auch sein, dass man in Bestandsstrukturen reingeht und schaut, wie kann man die verbessern, optimieren. Und im Rahmen dieser Quartiersentwicklung geht das eben auch, weil wir heute viel über Raumordnung gehört haben, aber auch am Modell sich das anzuschauen. Die ganzen Pläne, die wir kennen, sind immer zweidimensional und sagen eigentlich selten das aus, wie wir in dieser Landschaft bauen. Und da gibt es einfach Methoden, indem dass man einfach die Landschaftsraumpläne, einfach Flächenwidmungspläne einfach auf das Modell projiziert und plötzlich erkennt man, dass man eigentlich, wie erschließt man das oder wie kompakt kann etwas sein oder wo kann etwas höher sein, wo kann es niedriger sein, kann man eigentlich am Modell viel besser erkennen. Das wäre zum Beispiel auch ein Baustein. Aber wir haben auch einen, und das hat uns auch schon mal zusammengeführt, das ist der Gestaltungsbeirat, den hatten wir nachher auch in Tirol kreiert, so wie es in Südtirol schon länger einen gibt, einen Gestaltungsbeirat, aber wir haben ihn damals noch erweitert um die Fachrichtung Landschaftsarchitektur, weil uns war es nur nicht nur wichtig, wie gebaut wird, sondern auch wie in die Landschaft gebaut wird. Und wir haben seit, es besteht seit 2008, glaube ich, gibt es diesen, na, seit 2013 gibt es einen Gestaltungsbeirat und wir haben schon über 100 Projekte schon begutachtet und speziell, weil wir heute auch viel über Tourismus geredet haben, ist es jetzt eigentlich der Landesregierung auch wichtig, wenn wir alle wissen, Siedlungsraum ist knapp und jeder greift auf ihn zu und aber auch ohne Tourismus würde wahrscheinlich Tirol und Südtirol jetzt gar nicht so gut dastehen. Das heißt, wir können den nicht ausklammern. Und natürlich gibt es immer wieder neue Hotelbauten und die sind leider nicht so in kleinen Maßstäben wie einst gewohnt und dem Siedlungsraum entsprechend, sondern die werden eigentlich immer größer und größer. Und das war jetzt eigentlich unserem Landesrat, dass der Johannes Ratter, der für uns zuständig ist, einfach ein wichtiges Anliegen, dass bei jeglichen neuen Hotelbauten der Gestaltungsbeirat hinzuzufügen ist und auf das, dass man auf diese Empfehlung eigentlich auch Rücksicht nehmen sollte. Und ich kann ganz viel noch über die Tafeln erzählen, aber je nachdem, was ihr hören wollt. Grazie Diana. Restiamo in tema proprio ancora di culture, di qualità del paesaggio, in particolar modo di qualità del paesaggio agrario. Giorgio Fescilla, dicevo prima, direttore dell'Osservatorio del Paesaggio da molti anni, dirigente appunto dell'UMS Urbanistica della provincia autonoma di Trento, in questi anni ha lavorato moltissimo sul tema della qualità del paesaggio agricolo, anche attraverso alcuni lavori che mi piace ricordare, penso ad alcuni documenti programmatici come 10 azioni per il paesaggio rurale, oppure un bellissimo lavoro fatto sulle stalle, e sulla progettazione appunto delle case per animali, non ultimo l'Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino, un'opera di 16 volumi per la ricognizione di tutti i terrazzamenti in Trentino, già disponibile sul sito dell'osservatorio paesaggiotrentino.it e a breve disponibile anche in un formato divulgativo stampato dall'editore, stampato e distribuito dall'editore ETS. E, Giorgio, bene. Nel comparto agrario il tema della qualità è particolarmente evidente. E in che direzione e come soprattutto si può anche, seguendo il ragionamento appunto fatto da chi è intervenuto prima, come è possibile sviluppare eventuali azioni di network, di collaborazione con altre aree del Tirolo, dato che appunto il paesaggio agrario è un paesaggio caratterizzante i nostri territori di montagna. Va bene, grazie, sono l'ultimo, no? Diciamo, c'è un misuratore di affetto infallibile nei convegni, quando ti mettono alla fine vuol dire che proprio non c'è nessuno che ti vuole bene. Comunque ne prendo atto e affronto con eroismo questo ingrato compito. No, devo dire che ne parlavo prima con la professoressa Simonato, che ringrazio assieme ai suoi colleghi per l'invito, che mi sento sovraccarico per tutta una serie di sollecitazioni che sono venute dai ragionamenti che abbiamo fatto oggi. E mi sento sovraccarico perché in realtà non sono sollecitazioni univoche, sono la rappresentazione anche delle ambiguità nelle quali ci muoviamo, della contraddittorietà di definizioni, a partire da quella di paesaggio.
No, abbiamo cercato tutti, ci avventuriamo quotidianamente alla ricerca di una stabilizzazione di questa definizione, cosa che però è molto difficile, l'abbiamo visto anche oggi. Noi oggi abbiamo sofferto un'ulteriore contraddizione, il fatto che abbiamo parlato di agricoltura, ma l'agricoltore, diciamo, se possiamo definirlo come una categoria univoca, ha parlato poco. No? E questo è un aspetto sul quale dobbiamo riflettere, perché parliamo di paesaggio rurale tra architetti, tra giuristi, tra economisti, ma i contadini dove sono? Non è chiaramente una critica all'organizzazione di questo convegno, è una riflessione su un problema culturale che abbiamo quando affrontiamo il tema del paesaggio rurale, combattuti tra necessità di gestire il tema dal punto di vista della tutela, e già questo è un termine sul quale potremmo fare dei ragionamenti, e la difficoltà di capire poi qual è lo specifico, quali possono essere gli obiettivi. Allora, diciamo che questa contraddizione in qualche maniera ci porta a confrontarci con un secondo aspetto, che è quello della necessità di capire quali potrebbero essere i nostri obiettivi quando affrontiamo appunto il tema del paesaggio rurale in termini di qualità. Allora, io farei una premessa che ci distingue molto, parlo del Trentino, rispetto alla realtà dell'Alto Adige, quella del Tirolo la conosco meno, ma diciamo che noi abbiamo ereditato in questi ultimi 60 anni un paesaggio rurale che è uscito malconcio dalla trasformazione di questi anni. E dagli anni 60 a oggi le aree agricole del Trentino si sono dimezzate e i meccanismi erosivi, sto parlando di erosione in termini di occupazione dei suoli, sono stati da un lato quelli generati dall'abbandono e dall'altro quello della competizione quasi sempre perdente che l'agricoltura ha avuto con le espansioni di carattere urbano, con gli insediamenti, con le infrastrutture. Allora, diciamo che le due situazioni chiaramente impongono strategie e riflessioni completamente diverse e quindi già questo pone una ulteriore elemento di complessità. E noi sappiamo che le aree urbanizzate in Trentino, è un lavoro che abbiamo fatto, proprio presentato non molto tempo fa, discusso con molti di voi, con il professor Zanon che ha parlato prima, con Gianluca, le aree urbanizzate del Trentino in 50 anni sono più che triplicate. E questo aumento, così 10-15 mila ettari in più, tantissimi, sono tutte aree agricole pregiate in meno. Allora, quando parliamo di qualità, io mi pongo primariamente il problema, il tema non tanto da un punto di vista estetico, che comunque considero un elemento importante, la bellezza di questi luoghi, la loro importanza culturale, simbolica, eccetera. Però mi pongo un problema ancora a monte, cioè quello della vitalità di questi spazi, o addirittura della loro esistenza. Quindi io forzerei un ragionamento sulla qualità interpretandolo proprio da questo punto di vista. Cioè, abbiamo coscienza del fatto che il nostro paesaggio rurale comincia a essere un relitto? Perché con questo poi ci dobbiamo confrontare e da questo discendono tutta una serie di considerazioni. Allora, lo strumento della tutela intesa come vincolo, cioè come una limitazione a un'attività, è un problema che si pone quando c'è benzina, passatemi il termine, quando c'è energia trasformativa. Allora può essere necessaria, con delle cautele e anche delle attenzioni sulle quali non abbiamo tempo per ragionare, ma insomma può essere anche necessaria un'azione regolatoria. Però il problema che noi abbiamo principalmente è quello della sottovalutazione del valore dei suoli agrari. Dico sottovalutazione produttiva, economica, culturale. Allora abbiamo quindi una sorta di polarizzazione. Da una parte alcune zone specialistiche ad alta redditività, la Val di Non, le valli dell'Adige col vigneto,
qualche zona specializzata sulla frutticoltura, i piccoli frutti, no? O le zone orticole. E lì forse c'è la necessità di un'azione di regolazione, anche se devo dire personalmente amo di più le prospettive di autoregolamentazione che sono state prima descritte nell'intervento precedente. Ma ci sono zone dove non c'è niente da regolare, cioè dove l'attività agricola non c'è più in realtà, e dove, in questo senso mi sento abbastanza allineato, pur non conoscendo il caso, insomma, alle riflessioni esposte prima dal dottor, mi scusi adesso non ricordo il nome, Lageder, e dove il tema è quello di riuscire a mantenere una presenza umana oppure magari a riportarla. Ecco, quindi io lo declinerei in questo senso, non mi disperderei in questa fase in una riflessione, o almeno qui da noi, sulla tutela intesa come conservazione di un quadro paesaggistico, di una, cioè io vedo, se devo ragionare in termini di priorità, vedo lì, cioè nell'abbandono, la priorità principale, e in questo ci sono anche aspetti di natura giuridica, scusatemi, io generalizzo, non sono un addetto ai lavori, ad esempio per noi in Trentino, a differenza dell'Alto Adige, quello della struttura della proprietà fondiaria, che è un problema, perché noi abbiamo una situazione che ogni generazione ci porta a frammentare ulteriormente, a frammentare, a disperdere. Quindi, paradossalmente, boom degli iscritti nelle scuole agrarie e ragazzi che vorrebbero cominciare a coltivare, una situazione di abbandono dell'agricoltura, e questi non trovano terra, no? Insomma, su questi aspetti, per esempio, se parliamo di qualità intesa come vitalità, secondo me ci sarebbe molto da lavorare. Ecco, io un'ultima cosa riguardo agli interventi di questa mattina, non nascondo una certa perplessità quando si dipinge la figura dell'agricoltore e lo si rende quasi una caricatura, cioè diventa scenografo, giardiniere, si dedica alla cura psicologica del turista e al suo equilibrio, cuoco, ristoratore, allora diventa una caricatura dell'agricoltore letto attraverso la lente della cultura della città. L'agricoltore è un'altra roba, e l'agricoltore di montagna ancora di più. Quindi su questi aspetti penso che, se parliamo di autenticità, forse dobbiamo fare dei ragionamenti diversi, perché quella non è una figura autentica. E diciamola tutta, il mondo della promozione agricola, scusate, turistica, è un mondo che con l'autenticità ha un rapporto difficile, no? E quindi, diciamo, è una provocazione in fine serata, giusto per tenerci un po' svegli, poi ne parleremo magari in un'altra occasione. Grazie. Grazie, grazie Giorgio. Allora io direi di ringraziare anche con un applauso tutti i partecipanti alla tavola rotonda. Bernard Lageder, consigliere di Stato, Stefano Stefanucci, direttore di Qualitas, Adriano Oggiano, architetto urbanista, Diana Ortner, Lentirol, e Giorgio Treccilla, provincia autonoma di Trento. Grazie anche da parte mia. C'è la professoressa Simonati che immagino farà una riflessione conclusiva. Grazie. Molte grazie. No, in realtà io non ho nessuna intenzione, dato che l'ora è tarda e la giornata è stata molto intensa, di svolgere una riflessione conclusiva, anche perché sarebbe certamente al di sopra delle mie potenzialità, data la quantità e la qualità delle sollecitazioni che abbiamo ricevuto oggi. Volevo soltanto aggiungere due cose a chiusura di questa lunga giornata di lavori. La prima è, a nome mio personale, ma anche vorrei dire dei colleghi e della collega che hanno contribuito all'organizzazione insieme a me di questo evento, vorrei manifestare una enorme soddisfazione per l'esito di questa giornata di lavori, che è stata ricchissima, e noi l'avete visto nel titolo che abbiamo voluto dare all'evento, cercavamo delle ulteriori possibilità e linee di sviluppo di ricerca. Credo che abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, e quindi dovremmo essere invece selettivi
alla luce dell'esito di questi lavori nel decidere su cosa concentrare i nostri sforzi nell'immediato. La seconda cosa che voglio fare è ringraziare tutti voi per essere stati insieme a noi molto a lungo, in presenza oppure a distanza. Tutti hanno, e ovviamente a maggior ragione ringrazio tutte le persone che a vario titolo hanno contribuito attivamente all'incontro o come relatori o come presidenti di sessione oppure con le loro domande animando il dibattito. E in chiusura un ringraziamento che è l'ultimo in ordine di tempo, ma è veramente molto sentito, alle traduttrici che hanno fatto un lavoro egregio, e credo che questo debba essere particolarmente apprezzato, perché questo evento, essendo multidisciplinare, con tantissime sollecitazioni diverse, anche difficilmente prevedibili a monte, immagino, suppongo, immedesimandomi in loro, sia stato particolarmente difficile da gestire, quindi davvero siamo loro molto molto riconoscenti. Con questo io vi saluto, vi auguro buona serata e spero di rivedervi presto in qualche altro evento, auspicabilmente in presenza, ma non diciamolo troppo forte, nella nostra facoltà. Grazie a tutti e a tutti.